legend of the phoenix. All ends with beginnings. Cari amiche, cari amici, buonasera, benvenuti e ben ritrovati dalla Boramart e da Gennaro Borrelli. Serata prenatalizia, ci apprestiamo a vivere questo Natale particolare, singolare, nel quale sicuramente e certamente ci saranno parecchie riflessioni, quindi forse il dare veramente senso alla vita e alla bellezza della vita. La bellezza della vita che viaggia di pari passo, se vogliamo, anche con la bellezza dell'arte. Serata ricca di contenuti come sempre, però quest'oggi ce n'è uno in più. Ovvero, la Boramart ha donato al Club Lions di San Giuseppe Vesuviano Terre del Vesuvio un'opera di Mimmo Paladino, la quale opera verrà, il ricavato della vendita di quest'opera verrà devoluto in beneficenza. Ci sarà un'asta, quindi un'asta che partirà da, quindi arriviamo subito al sodo, l'iniziativa è importante, quindi speriamo la partecipazione copiosa dei tanti amici, oltre che delle persone che fanno parte dei Lions, chiaramente. Partiamo da una base d'asta di 800 euro, la quale già è stata confermata, però di tutte queste cose, dell'iniziativa in maniera dettagliata, ci tengo a far intervenire il mio socio, l'avvocato Luigi Ambrosio. È mancato un pochettino dalle dirette per varie vicissitudini. Lascerei a lui la parola, che conosce nel dettaglio il tutto, e poi interverrà anche il presidente. Esco un attimo dall'immagine, dall'inquadratura, dai. Buonasera. Stasera siamo qui tutti per cercare di mettere in atto un intervento per aiutare le persone in difficoltà. Noi come Lions, io ormai ho una carriera quasi trentennale, 27-28 anni di lionismo, e ogni anno abbiamo cercato di essere presenti sul territorio. Non potevamo abbandonare le istituzioni, gli enti che abbiamo sempre aiutato. Certo, la difficoltà di questo virus, il motivo per cui Gennaro diceva prima mi sono allontanato, purtroppo sono stato colpito anche io da questo virus e sono rimasto un mese bloccato, per cui non abbiamo molte possibilità per poter trovare delle strade che ci consentano di aiutare il prossimo. Una è, avendo messo questa struttura in piedi, abbiamo pensato che era un'occasione per poter a distanza aiutare per quello che era possibile il territorio. Per cui, facendo parte del club di San Giuseppe, ho chiesto la collaborazione della Presidente, che vorrei un attimino, è presente, è arrivata, volevo presentare la nostra Presidente del club, Maria Lucia Ambrosio, eccola, che è quella, diciamo, l'anima del nostro club, in cui ci sta aiutando, e insieme abbiamo pensato di mettere in piedi questa iniziativa. L'iniziativa consiste in quest'asta di quest'opera meravigliosa di Mimmo Paladino. Ho scelto quest'opera, che è stata donata al club, perché poi tra l'altro è un campano, Mimmo Paladino, quindi è del nostro territorio, è beneventano,
ed è un grandissimo artista del ci rappresenta meravigliosamente nel mondo, perché è presente nei migliori, nei più importanti musei del mondo. E si tratta di una serigrafia numerata e firmata, il cui valore si aggira poco sotto, insomma, intorno ai 2000 euro. Entreremo nel dettaglio, quindi siamo tra i 1700 e 1800 euro, anche sì. Si trova sul mercato. Se si riesce a trovare sul mercato. Avvocato, diventa un'opera di beneficenza a 3.000 euro. Certo. A 1.800, 2.000 diventa un acquisto. Quindi bravo Gennaro, il tuo intervento completo ci vuole. E quindi siamo qui, partiamo, come diceva Gennaro, da una grande base d'asse, perché noi abbiamo pensato di lasciare lo spazio ad offerte libere, però abbiamo avuto la prima offerta, se lo dirà la Presidente adesso, a cui do la parola, che abbiamo avuto già il piacere di una telefonata anticipata rispetto all'inizio della nostra trasmissione, e adesso do la parola alla Presidente Maria Lucia Ambrosio del Club. Buonasera a tutti, sono lietissima di essere qui stasera in questa galleria d'arte di Luigi Ambrosio, l'avvocato Luigi Ambrosio, e di Gennaro Borrelli. Ovviamente sono orgogliosa di stasera di rappresentare il mio club. Stiamo cercando, come sempre fanno i Lions, nello spirito del We Serve, che è proprio lo spirito del lionismo, di aiutare, di essere vicini al nostro prossimo. È un momento molto particolare, stiamo avendo tante richieste dal territorio, perché ci sono tante famiglie che si trovano in difficoltà per problemi ovviamente che conoscete tutti, mancanza di lavoro, eccetera, eccetera, per cui siamo stati molto felici dell'offerta che ci hanno fatto di donare questo quadro al nostro club, in modo che possiamo con il ricavato comprare buoni spesa per molte famiglie, perché ci sono state tante richieste da parte di parroci, di enti territoriali, per famiglie che si trovano in difficoltà. La solidarietà è fondamentale, l'ha detto pure Papa Francesco negli ultimi tempi. Giustamente, l'unica possibilità che abbiamo per salvare l'uomo e per salvare veramente l'umanità: o si esce migliori o si esce peggiori dalle crisi. Cerchiamo di essere solidali, di essere sempre presenti e vicini agli altri, donare un sorriso e dare una mano al prossimo fa bene prima a noi stessi e poi agli altri. Quindi ringrazio tantissimo Luigi Ambrosio. Basta con questi ringraziamenti, con una cosa di vita. Passiamo alla il nostro club Terre del Vesuvio appartiene alla terza circoscrizione, alla zona 7, e il nostro distretto 108 Y. Il governatore del nostro distretto è il dottore Antonio Marte, professore dottore Antonio Marte, il quale c'è in questo modo, oggi è impossibilitato per tanti problemi contingenti, però c'è sempre stato vicino, e in particolare oggi c'è stato, insomma, mi ha contattato più volte, ed è da lui che è venuta l'offerta degli 800 euro. Quindi sarà la nostra base di partenza. Noi volevamo partire appunto con un'offerta libera, per cui un'offerta libera molto sostanziosa, e quindi tutto ciò che arriverà, il brillantissimo nostro governatore, per cui partiamo da questa base. Chiediamo a tutti gli amici, aspetti, poi sarete amici, poi se ti vuoi trattenere quando vuoi, siamo qua, perché rimaniamo tutta la serata durante il palinsesto, che lo ripresenteremo. Passeremo più volte, ma adesso ci soffermiamo. Perché solleciteremo gli amici che ci seguono con affetto ormai da mesi, e soprattutto penso che anche ci saranno qualche... Beh, Luigi, diciamocela tutta, scusami. Il benemerito socio Lions che potrà contribuire con maggiore impegno e forza economica, e insomma noi l'intero ricavato ovviamente sarà ricavato, quindi verrà pagato ai Lions, quindi il ricavato sarà versato chiaramente al Club Lions, quindi vi daremo le coordinate. È stata una cosa, devo dire, bella, ma molto impulsiva e spontanea. Mi ha chiamato l'avvocato, ha detto: Gennaro, vogliamo fare questa cosa? Ho detto sì, punto, quindi molto in maniera veloce. Era un'opera già attenzionata da alcuni clienti, ma francamente, insomma,
dobbiamo aiutare anche gli altri. Dai. Intervengono in trasmissione e ci fanno un'offerta. Quello sarebbe ancora più bello, voglio dire, perché insomma. Per cui siamo qui. Aperti a tutto questo discorso. Non so se ci siete e ci seguite. O amici. O clienti, sì. Tutte le settimane. Trasmissioni settimanali. Intervenite, cercate di insomma di contribuire per quelli. Copiosi e sostanziosi, qua mi vedrete essere pratico. Adesso, poi io ogni tanto verrò a rinnovare questa sollecitazione. No, ci passiamo, questa, Luigi, ci passiamo sistematicamente. Ci... La Presidente se ci fa compagnia, resti con noi, in modo con che piacere. Di tanto in tanto facciamo il nostro intervento. Grazie mille e complimenti. Ricominciamo il governatore già per il suo intervento anticipato, che ci ha consentito di partire già alla grande con questo sì, anno sì, e sì. Speriamo che la serata sia proficua e porti gradevole. Certo. Chi comprerà questo quadro farà un regalo a se stesso, precisamente, ma non è... soprattutto a tante altre persone. Sì, diciamo condividerà sì. Questa cosa. Io quasi quasi la presenterei, ecco, quindi entrerei nel tecnico dell'ora. Tecnicamente così la facciamo, l'apprezziamo per gli amici che non ci conoscono. Campano, grazie Presidente, e ci rivediamo dopo, non si muova. Artista del territorio che sia che ha lasciato che rappresentasse, quindi diciamo l'idea è stata questa, ci siamo, quindi andiamo veramente nel pratico, ci siamo sentiti. Gennaro, vogliamo fare questa iniziativa? Sì. 25 secondi, ma forse neanche, sì, punto. C'erano i termini dal punto di vista proprio tecnico, tempistica, abbiamo scelto l'opera che potesse rappresentare chiaramente un artista internazionale e tra l'altro campano. Nello specifico, tra l'altro un'opera particolarmente pregevole, del 92, ed è una serigrafia su doppio foglio, quindi non è un lavoro semplice, ma parliamo di un doppio foglio, quindi abbiamo carta da pacco e questo beige, quindi che è sottostante, quindi abbiamo due fogli, uno il beige e uno il marrone, che è la carta da pacco, con la simbologia e l'iconografia più classica di Mimmo Paladino, dove possiamo leggere la firma in basso al centro e la numerazione, ma questa è un'opera internazionale, eh? Cioè alcuni esemplari, o meglio, a mia conoscenza una, c'è una galleria in Francia e forse anche un'altra, sì Gennaro, perfetto, sia una in Francia che una in Germania, ce l'hanno in vendita nelle loro gallerie, nelle loro sedi, quindi è senza dubbio l'acquisto di un'opera d'arte, con la differenza che il ricavato viene devoluto in beneficenza. Ed è vero quello che ci siamo detti poc'anzi, quello che il Presidente e l'Avvocato Ambrosio hanno detto, che chiaramente noi ci auspichiamo che arrivi a cifre alte, diciamo fino ai 1.300, 1.400, 1.500 è un acquisto e viene devoluto in beneficenza il ricavato. Diventa un'ampia e meravigliosa beneficenza se andiamo insomma sui 2.000, 2.500, 3.000. Uno mi direbbe, ma forse è un po' caro, sì, forse 3.000 euro è un po' caro, però stai facendo la beneficenza, quindi mi auguro che venga colto il senso dell'iniziativa e ammiriamola nel particolare, in tutti i dettagli, la dimensione è 90-60, un po' più grande, manca il vetro chiaramente per evitare il riflesso, quindi abbiamo tolto il vetro, quindi verrà consegnata con il vetro e quindi se notate alcune ondulazioni, quelle sono inesistenti, non si notano neanche, meglio. Quindi praticamente ci sarà il vetro, ma essendo che con la telecamera abbiamo sempre difficoltà a presentare opere col vetro, quando è possibile lo togliamo. L'opera del 92 è perfetta, ha una storia, è riconosciuta, è conosciuta, quindi è un'opera che fu realizzata per le Olimpiadi di Barcellona, quindi ha una storia, non ha una, ha un significato, si vede, vedi il salto, sì. Gli atleti che si esibiscono, insomma, e invece oltre all'atleta con le varie aste, eccetera, c'è il classico volto che rappresenta l'iconografia, se vogliamo, più riconosciuta e riconoscibile di Mimmo Paladino. Quindi è un bel lavoro, tra l'altro incorniciato, posso spendere tutte queste parole che talvolta mi freno, perché poi il collezionista dice, vabbè non è importante la cornice, ma talvolta anche la cornice è importante, perché poi bisogna farla, bisogna pagarla. In questo caso abbiamo una cornice che già ha un costo
importante, ma è insomma, stata realizzata da noi, quindi completa e veste l'opera in maniera meravigliosa. Sì, Riccardo, entriamo in tutti i particolari, magari poi facciamo notare anche il particolare della firma e della numerazione, per avere un'immagine completa di tutto quello che è questo bel lavoro, anche perché sì, un multiplo, innanzitutto non un multiplo semplice perché è un doppio foglio, quindi un multiplo abbastanza articolato, ma insomma parliamo di un artista internazionale, parliamo probabilmente dell'artista campano vivente in assoluto più importante e riconosciuto a livello internazionale, proprio insieme a Nicola De Maria, che condivide il territorio, che è altro esponente della transavanguardia, ma lui è riconosciuto, è quasi un'icona della transavanguardia, che ricordiamo questo movimento che nasce nel 1980 ed è stato il manifesto, è stato scritto, è stato redatto, se vogliamo, da Achille Bonitoliva nell'80, e gli esponenti sono cinque, i principali, quindi i firmatari, e sono Mimmo Paladino, Nicola De Maria, Enzo Cucchi, Francesco Clemente e Sandro Chia. Quindi lui ha anche una immediata gradevolezza, perché se noi consideriamo gli altri, quindi Clemente, Cucchi, sono belli, interessanti, complessi, ma talvolta molto difficili. Mimmo Paladino è anche gradevole, cioè risulta essere bello, sì, è più immediato, quindi è bello. Cioè quella cosa è la parola che nasce in maniera istintiva, spontanea, che è bello, quindi che è un'oggettività, perché talvolta uno dice, vabbè, bello è soggettivo, no, il bello ha dei canoni, poi può piacere o non può piacere. Diciamo che Mimmo Paladino è difficile che non trova riscontri, quindi mi raccomando, copiosi, partiamo da 800 euro che già sono confermati, chiamate di 100 in 100, quindi 900, 1000, 1100, 1200, fino al termine della serata. Non me la fate assegnare a poco perché ci rimango troppo male. Qua stiamo parlando di un'economia che non c'entra. Gennaro, non me lo fate dispiacere. Sì, sì, vabbè. Con, sì, puoi dare impostazione alla regia. Anche un po'. Allora, un po' anche la serata. Grazie mille. Grazie, grazie. Allora, quindi mi affido a voi, alla vostra sensibilità. Partiamo da 800 euro che già sono confermati, di 100 in 100, quindi chiamate il centralino o scrivete un messaggio, preferibile una telefonata perché si tratta di un'asta di beneficenza, quindi di volta in volta noi ci ritorneremo. Bene, tutto chiaro, facciamo un'ultima immagine insieme e poi partiamo, Riccardo, partiamo dal numero 1. Ci facciamo una passeggiata come sempre a ritroso. Quest'opera era su set la settimana scorsa in galleria, quindi era in vendita, adesso è in un'asta di beneficenza, quindi mi raccomando, ok, mi raccomando, amici vecchi e nuovi, chiaramente, quindi non facciamoci, insomma, facciamoci conoscere, cari amici e care amiche, facciamoci vedere partecipi, che ricordo quell'opera vale dai 1.500 ai 2.000, quindi fondamentalmente chi fa quest'opera di beneficenza la sta facendo al prossimo, ma sta anche acquistando un'opera per se stesso o per se stessi, per la famiglia, per fare un ulteriore regalo importante. Bene, allora partiamo con la nostra carrellata. Indagheremo un'opera che abbiamo visto più volte, che merita la vostra attenzione, la quale appunto è stata già attenzionata la settimana scorsa, ma ritorneremo in maniera abbastanza dettagliata anche dopo. Quindi Riccardo, facciamo una, come sempre, un bel viaggettino di immagine, così diamo spazio a tutti gli amici di vedere il set nella totalità. Ok. Inquadriamo Roberto Crippa, sì, entra nel dettaglio, opera rarissima, poi tra l'altro parliamo di questo autore che sale, ormai sta ritornando in diciamo agli onori del mercato, ma siamo ancora a cifre estremamente contenute. Ritorniamo però a indagarlo dopo. Giorgio Celiberti, altro immenso esponente
se vogliamo, dell'astrattismo, anche se devo dire risulterebbe a mio avviso sminuente questo termine, perché non è solo un astrattista, cioè un artista a tutto tondo, ed è vivente, quindi dal 1900, è nato nel 1929, ha 91 anni ed è una nostra icona, diciamo, il fiore all'occhiello della nostra Italia. Invece in questa coppia, sicuramente più complessa, che la settimana scorsa ha ricevuto anche un'attenzione particolare, 3 e 4 sono due lavori di Franco Costalunga, immenso esponente dell'arte cinetica, scomparso poco più di un anno fa, con due lavori che si riescono ad apprezzare con la magia del nostro immenso Riccardo, visto? Va bene, va bene, ci piace, ok. Quindi sono due lavori che danno il pieno, e sono entrambe molto singolari, particolari, quindi per chi va alla ricerca dell'opera ricercata e dal punto di vista dimensionale vuole qualcosa di più contenuto. Tanto è vero che il numero 3 abbiamo un 23x23, il numero 4 un 30x30. Il primo sono ombre, quindi un gioco con dei cerchietti in plastica applicati sul plexiglass che crea questo effetto, quindi queste ombre. E questo lo riesci, Riccardo? Sì, grazie per il suggerimento, però questo riesci tu da solo, che si riesce a percepire un effetto d'ombra dallo schermo, mentre poi inquadrate anche insieme, perché francamente sarebbe cosa molto gradita e interessante riuscire ad avere, sì, ecco, perfetto, riuscire ad avere un gentile amico collezionista, chiaramente, perché non sono opere immediate, che possono apprezzare questo tipo di lavoro. Questo invece, poi facciamone, sì, inquadrano tutte e due insieme. Questo qua però riprendo il quadro e facciamo vedere l'effetto. Ok, hai fatto l'immagine, perfetto. Questo qua gli diamo, perché la settimana scorsa, che è la prima volta che lo presentiamo, riuscimmo a dare l'effetto. Ma è bello, si riesce a leggere ed è bello. Sono dei cilindretti in legno, color argento. Entrambe le opere sono datate 2002, chiaramente entrambe hanno il loro certificato di autenticità, l'autentica su foto. Questo che ho tra le mani è meraviglioso, è proprio una cosa da collezione, che ha un costo contenuto di un autore che evidentemente deve ancora raggiungere i risultati che merita. Siamo proprio lontani, cioè sono due gioielli di arte, sì, è arte cinetica, ma vedendoli così mi pare un po' concettuale, non sono immediati. Chiaramente abbiamo bisogno di, per questo tipo di lavori, di persone che hanno dimestichezza con l'arte, hanno dimestichezza del collezionismo, conoscono la storia della nostra contemporaneità, e quindi sanno bene che Franco Costalunga è un artista evidentemente ancora da scoprire, economicamente parlando, storicamente parlando, nella maniera più assoluta, riconosciuto e riconoscibilissimo. Sì, facciamo una bella carrellata. Ho detto che volevo parlare poco, ma tu mi devi, scusami Riccardo, tu mi devi interrompere, mi devi cadenziare. Questa coppia di opere grafiche di Victor Vasarely, nel mistero più totale, sono ancora a parete. Nel mistero, perché poi praticamente viviamo nell'epoca dei misteri, ma si amplificano. Non mi rendo neanche lontanamente conto il motivo per il quale due lavori del genere degli anni 60 di Vasarely siano qui. Tanto è vero che a volte i prezzi non li faccio io, trovo i prezzi sulla tavola e sono in totale disaccordo. Se chiamate il centralino e verificate, insomma, vi renderete conto anche voi che siete in una condizione perfetta per poter intervenire e dire sì, li compro. Chiaramente li vedete da vivere, sì, li compro. Insomma, siamo su cifre veramente abbordabili, considerando che anche la grafica di Vasarely è un mercato internazionale, riconosciuto,
strariconosciuto, straconfermato, ma in tutto il mondo. Quindi in Italia, a Tokyo, a New York, a Londra, in Australia, lo conoscono Vasarely. Sì, il pezzo unico. Sì, chiaramente il pezzo unico. Ma nell'ambito del, quando si parla di un artista che si è espresso con, anche con la grafica entra a pieno titolo nel percorso di quell'autore. Diventa non interessante quando sono grafiche tirate lì, ma nei casi degli autori che presentiamo noi non ce n'è neanche uno che non abbia un senso, perché se non ha un senso noi a parete non ce l'abbiamo. Anche perché tutt'al più può capitare che di rivedere gli stessi lavori, ma perché sono lavori di ricerca, quindi l'opera grafica di qualità, stato di conservazione eccellente, per non dire perfetto, perché la perfezione pare non esista, datazione giusta, tecnica giusta, autenticità, perché devono essere autentiche, quindi deve essere verificata. Ci sono una serie di caratteristiche che non le trovi dalla sera alla mattina. E poi il prezzo, che deve essere determinato. Allora Riccardo, al numero 6 abbiamo una coppia di incisioni acquaforte e acquatinta, e il passaggio è un passaggio al carborundum per questa, che si denota dalle macchie nere. Al numero 6 Sebastian Matta. Chiamate, è una cifra oggettivamente bassa. Ritorniamo a vedere un De Chirico che nel mistero De Chirico da lì è anche Harry Murray. Io non ho... Sì, inquadra Riccardo, inquadra. No, mi faccio il mio, diciamo, mi calmo, se no divento nervoso per cose che francamente dovrebbero essere già state confermate un mese fa, perché credo che un De Chirico pubblicato sul catalogo Ciranna, che mo adesso il Hitchcock è bello, eh? Hitchcock però sarebbe non è idone. Vabbè, comunque è un grande, no? Ah, ok. Allora, a numero 7 è un De Chirico, molto spesso il pezzo unico di De Chirico, l'olio di De Chirico. Allora, se uno ha un'idea di quello che sta avvenendo sul mercato, hai vita facile nel renderti conto che anche le grafiche non esistono più. Io, come ho detto più volte, è troppo semplice e banale, chiamo il mio cliente e vado, per me non esiste. Voglio, pretendo l'intervento, o meglio, auspicherei, mi auguro, poi quando dico voglio e pretendo lo faccio in maniera estremamente goliardica, è chiaro, l'intervento di qualche nuovo amico che dica lo voglio, mi piace l'idea di avere un De Chirico pubblicato sul catalogo Ciranna, che è il primo catalogo generale, quello più blasonato e riconosciuto a livello internazionale. Entriamo perché tecnicamente è carta. Poi parliamo di carta riso, quindi un impasto diverso, impasto vegetale diverso, è una prova d'autore, quindi è una dei 10 esemplari, timbro a secco in basso a sinistra, firma in basso a destra. Forniamo la copia della pubblicazione, chiaramente. Il... autoritratto con Mercurio, questo è il volto di Giorgio De Chirico, un Giorgio De Chirico un po' insomma ancora giovane, si denota, e qua Mercurio, ma è molto, io ho avuto modo di vederla prima della che venisse incorniciata, non si fa quello che ho fatto, che non si tocca la grafica, ma io cerco di farlo in maniera delicata perché un pochettino, un po' di dimestichezza ce l'ho. L'ho toccata con il vetro, diciamo con il palmo della mano, e ho notato che c'è il rilievo, quindi abbiamo l'inchiostro che ha rilievo, tanto l'incisione è netta e perfetta. Poi è, consideriamo la datazione che è del 69, quindi ha più di 50 anni, e questo è lo stato di conservazione. E parlo con voi amici, consideriamo il fatto che non esistono più sul mercato, li trovi in gallerie, le trovi a cifre diverse, quindi tanto il primo che arriva la prende, stacca e se la porta, un altro non ne abbiamo. Questo da lì manco a parlarne. C'è un'altra cosa, guardate, è impensabile, pubblicata a catalogo generale, una punta secca, quindi non ha neanche avuto l'azione dell'acido,
è un'incisione diretta sulla lastra di rame. Quindi l'artista ha inciso al negativo il lavoro che voi vedete. Ma non è che ci è riuscito dalla sera alla mattina, ci ha provato e riprovato, per poi ottenere quello che lui pensava di ottenere, perché chiaramente realizzano, preparano un bozzetto, da quel bozzetto poi lavorano per eseguire e realizzare questo. Ma è meraviglioso, cioè parliamo di una opera che ha innanzitutto un mercato mondiale riconosciuto e riconoscibile. Ci sono dei siti, non entro nel merito per non creare confusione, siamo in televisione. Poi se qualcuno mi chiama, mi apro e dico anche questi, insomma, do anche questa informazione. Questi lavori, questo tipo di opere hanno un mercato reale, non è un collezionismo di serie B, è un'opera d'arte di qualità. Poi magari la possibilità anche di comprare un piccolo pezzo unico da 200.000 euro di Dalì, ben venga, e forse già l'hai fatto, ma per chi non può accedere a quelle cifre, o addirittura chi può accedere a quelle cifre ma vuole un'incisione meravigliosa, questo è il momento giusto, pubblicata sul catalogo generale, in 22 anni di lavoro come punta secca di Dalì, questa è la prima volta che ne presento una. Ne ho vendute tante di acqueforti, sempre pubblicate. Di punta secca è una. A punta secca poi è un punteruolo, in effetti, è un bulino che viene utilizzato dall'artista, quindi appuntito, in maniera diretta sulla lastra, che tende a scalfire, quindi in maniera diretta, senza l'aiuto degli acidi, quindi tende a scalfire, quindi a creare proprio un disegno al negativo. Più forte sarà la pressione che lui utilizzerà sulla lastra di rame o di zinco, dipende, più otterremo un solco, più inchiostro ci sarà, più il nero sarà evidente. Vorrò ottenere meno nero, farò dei tratti sottili sottili. Avrò esigenza di ottenere più nero, scaverò nella lastra con il punteruolo. Meno nero, disegnerò in maniera leggera. Questi fasci di luce, di energia, in maniera forte, incisiva. Qui altrettanto, in questi lati sì. Nel fondo leggera, più marcata poi leggera. Quindi il lavoro ha una connotazione di contenuto tecnico notevole, oltre che rappresentativo nell'iconografia di Dalì. Infatti troviamo la scarpa, troviamo questa figura possente, questo evidentemente uomo che sostiene, mantiene questa donna in questa posizione, diciamo, capovolta, col collo un po' lungo, la scarpa, la proiezione, questa sorta di linea dell'orizzonte quasi proiettata verso il futuro, è meravigliosa, cioè ho difficoltà a pensare come opera grafica, come incisione di Dalì, una che sia più bella di questa. Questa è una di quelle belle, come vale altrettanto per questo lavoro di Henry Moore, tra l'altro, che fa parte delle pochissime prove realizzate con doppio effetto cromatico, quindi abbiamo il nero e il grigio. La firma, ed è dichiarato dal catalogo generale delle opere grafiche che di questa ne esistono 5. Ne esistono 5 che non sono numerate, ma sono indicate sul catalogo generale, dove è scritto grigio e nero, grey e black, è indicato sul catalogo generale. Sì, si legge bene il tratto, molto 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 marcato, questa figura, in questo caso abbiamo quasi una figura, quasi un volto. Ritorniamo sull'opera legata all'asta di beneficenza, potete, cari amici, chiamare, partiamo da una prima offerta che già ci è pervenuta di 800 euro. Chiamate, perché è un lavoro di beneficenza, quindi evidentemente insomma, stare sotto ai 1.300 sarebbe proprio una cosa non
non molto carina, perché era il nostro prezzo scontato, 1300 euro. Quindi mi auguro e vi invito caldamente a offrire. Offrite fino a 2000, non c'è da, se volete sentire una verità, fino a 2000 euro è il prezzo di acquisto. Quindi non esitate nel chiamare ed offrire. Di 100 in 100 avete 2 ore e mezzo di tempo, quindi hai voglia a fare, però cerchiamo di fare, di divertirci nel fare un po' di gara, è piacevole. Magari se avessi un pubblico davanti sarebbe maggiormente entusiasmante, purtroppo non è possibile tecnicamente perché c'è una telecamera, quindi non è possibile praticamente perché viviamo nel periodo del non assemblamento, quindi insomma cogliamo l'occasione, siete seduti su casa, insomma casa vostra, sul vostro divano, potete divertirvi a fare un'asta che è totalmente, il ricavato totalmente devoluto in beneficenza, tanto è vero che non pagherete la Boramart, pagherete il Club Lions, quindi vi daremo le coordinate. Noi lo abbiamo donato ai Lions, i Lions lo hanno messo all'asta tramite noi, quindi voi pagate al Club Lions, il quale farà un lavoro di distribuzione, acquisto insomma di materie prime, come già si adopera da tanti tanti e tanti anni. Passiamo al numero 11, quindi terminiamo la carrellata. Giuseppe Cesetti, chiaramente un'opera estremamente classica, quindi talvolta inusuale, ma è un nome molto importante per il collezionista che ha idea, conosce l'arte del Novecento, riconosce facilmente il tratto di Giuseppe Cesetti, che immortalava o il cavallo o le mucche. Che c'è, Gennaro? No, solo informazioni generali. Vabbè, tu qualunque cosa dimmi, eh? Allora, diciamo la sua impronta deriva dalla sua terra di origine, quindi la Toscana. Lui ha vissuto un'adolescenza, un'infanzia al contatto con la natura, ma l'ha vissuta in maniera intima, tranquilla. Non ha ricercato chissà cosa, è stato incentivato alla pittura. Chiaramente aveva come base la voglia di dipingere e non si è mai distaccato nella maniera più assoluta da quella che era la sua origine. È stato incentivato da De Pisis, che ha comprato dei quadri, da Giorgio De Chirico addirittura. Un numero enorme di biennali. E se chi non lo conosce dice con questo soggetto sì, ma voi guardate, l'opera è racchiusa in una nuvola, cioè abbiamo una tecnica mista matita tempera, è racchiusa in una nuvola e sarà così il suo lavoro. Lavorerà a Parigi, a contatto con Severini, biennali di Venezia, quadriennali di Romane, quindi la presenza massiccia dal punto di vista delle istituzioni nelle gallerie, quindi avrà un grande successo e non lascerà mai la sua figurazione. Consideriamo che è un autore che è nato nei primissimi del Novecento, non ricordo precisamente 901-902, e scompare nel 1990, quindi in un'epoca nella quale era ancora concesso il figurativo, non che dopo non lo sia, insomma, sia calato un divieto su questa cosa, però chiaramente dopo gli impressionisti e il post-impressionismo l'arte si è indagata, infatti poi il dadaismo, quindi tutta la concettualità dell'arte ha preso spazio, ma ci sono stati tanti artisti che hanno realizzato opere e lavori eccellenti nella figurazione. Ritorneremo, è una tecnica mista 50-70 di Giuseppe Cesetti, un lavoro classico per il collezionista che non vuole perdere un'opportunità a un costo molto basso, firma in basso a sinistra. Per poi ritornare sul lavoro che confermato sì no, veramente diciamo siamo lì.
diversi amici hanno chiamato, hanno richiesto l'opera. Poi noi cerchiamo di organizzarci, quindi ci sono chiaramente trasferte notevoli dal punto di vista logistico da effettuare, da fare. Quando i lavori sono anche economicamente molto contenuti, talvolta cerchiamo di accorpare più visite. In questo caso sono pervenute diverse richieste, non la conferma assoluta, quindi per un lavoro di questo tipo cercherei quasi la conferma immediata. Se ascoltate il prezzo mi capirete. 50 per 40 olio a spatola su tavola di Sergio Scatizzi. Altro lavoro dove probabilmente, chissà, devo insistere evidentemente, questo eccellente lavoro di Pippo Oriani, artista, scenografo, architetto, è un grande rappresentante del secondo futurismo, anche se ha avuto una fase breve, diciamo, del secondo futurismo, anche dell'aeropittura. Ha partecipato a delle mostre nel 29, nel 30, nel 31, è stato giovanissimo invitato alla Biennale di Venezia nel 1932, quindi abbiamo un artista che ha una storia immensa, considerando che ha 23 anni, lui è del 1909, scompare nel 72, già partecipa alla Biennale, ma abbiamo un lavoro che racchiude tutta la sua poetica, tutta, nella sua totalità. Quindi abbiamo le campiture di colore, abbiamo questa immagine teatrale, abbiamo questa figura che per certi versi ha un richiamo al cubismo, abbiamo decenni che hanno il richiamo al futurismo, nel quale, come ho detto poc'anzi, lui ha trovato un inizio, uno spazio. Ed è un incausto su cartone pressato, come sono quasi tutti i suoi lavori di qualità, un formato 50x65, doppia archiviazione, l'archiviazione del 1970, di quando era ancora vivente, quindi è particolarmente affascinante perché insomma è anche un attimino deteriorata, e quella del 2010 della Pippo Oriani Foundation, che è in Canada. Grande artista, una bella opera da collezione, grande mercato ancora da rivalutare. Parliamo di artisti che sono presenti nella storia dell'arte, oltre alle partecipazioni, perché poi talvolta quando uno dice biennale mi sembra quasi ovvio, e non è ovvio, ma questi le hanno fatte tutte le biennali, che ci posso fare? Ce n'è qualcuno che ne ha fatte 5, chi ne ha fatte una, ma le hanno fatte. No, perché Riccardo, sai, spesso si dice quello sta nei musei, quello sta al MoMA, quello sta nel museo, magari quello ha fatto la mostra nella sacrestia, per carità, ma dire che un artista è grande, per dire che un artista è grande, ce ne vuole. E non serve Gennaro Borrelli per dire e per sottolineare certe cose. Prendete semplicemente il telefonino, scrivete Pippo Oriani e vi compare una storia da paura. Giuseppe Cesetti, sì, quel signore delle mucche, vi compare una storia che forse è superiore a Pippo Oriani. Mettete emblema, vedete Arman, vedete Chiari, non sono cose ovvie. Poi quando abbiamo gli artisti emergenti, lo diciamo, e voi dovrete apprezzare l'artista per quello che è. Riusciamo ad offrire opere da 2.000, 3.000 e a volte a meno di 2.000, offriamo artisti internazionali, offriamo artisti con una storia, non artisti sterili. Le cifre sono basse, approfittatene. Spesso parliamo, il mezzo televisivo, parliamo con i ragazzi, ci confrontiamo, il mezzo televisivo ha fatto sì che il pubblico ormai diventi più pratico e talvolta, perdonatemi il termine, in alcuni casi anche un poco alla ricerca del prezzo migliore, dello sconto, non voglio dire speculatore, perché lo sconto e la richiesta dello sconto ci sta, ma entrare in una galleria
e trovare un'opera del genere, non te la danno con 3.000 euro, ti chiedono più soldi. Trovare un Sergio Scatizzi che è gradevole così, un Cesetti di questa tipologia, che è una tecnica mista su carta, se chiami il centralino, non te la danno a questa cifra, devi pagare. Noi siamo in televisione, cerchiamo di essere più veloci, cerchiamo di avere un pubblico più ampio, chiaramente sulle opere importanti, insomma, mettiamo il prezzo giusto, magari non le regaliamo, ma mettiamo il prezzo giusto, come tra l'altro fanno tutti, ma approfittatene del fatto che la nostra struttura è abbastanza contenuta, quindi non dobbiamo farvi pagare un'opera il doppio, ve la facciamo pagare il giusto con un meno vicino, con condizioni di pagamento eccellenti, dilazioni, insomma veramente c'è la possibilità di dire un sì facile. Grazie Riccardo, cadenza nel tempo. Vai Gennaro. Non fa niente, lo so, mi vuoi far terminare i discorsi, però a me mi interessa che arrivi l'asta e arrivi la conferma di qualche altro lavoro. Allora, numero 14, l'opera di Salvatore Emblema. L'opera di Salvatore Emblema. Luigi, mi sa che interpellano te, vedi? Non lo so, ho questa sensazione. L'opera di Salvatore Emblema, alla vostra attenzione, opera del 1982. Opera del 1982, perdonatemi se di tanto in tanto mi assento perché ascolto il centralino e in alcuni casi cerco di carpire anche un attimo il contenuto della telefonata. È un'opera del 1982 che misura 1 metro per 1,30 m, terre colorate su tela di Utah. E no, stavo valutando una serie di cose, Luigi. Terre colorate su tela di Utah, nel periodo probabilmente il più espressivo, perché nel 1960 lui ottiene questo risultato elaborando e lavorando con le terre e aggiungendo colore, pigmenti di colore, ma chiaramente lui riceverà i rudimenti dell'astrattismo, riceverà i rudimenti dell'astrattismo vivendo una stagione negli Stati Uniti, quindi con Rothko ma anche con Pollock, dal quale come se si aprirà un mondo, però la indagheremo insomma in maniera dettagliata dopo. Consideriamo che il 1980, gli anni 80 sono gli anni determinanti di questo autore, quindi racchiudono l'esperienza degli anni 60 e degli anni 70, nel quale scopre la detessitura, dove ritrova questa detessitura, ma dove il lavoro vuole essere un tutt'uno con la sua terra di origine, ma un tutt'uno con l'ambiente dove viene collocata l'opera, quindi deve vivere un'osmosi tra l'opera stessa è l'ambiente nella quale viene collocata. Ritorneremo, indagheremo tutto, indagheremo la simbologia, questo tipo di lavori che talvolta può sembrare figurativo, queste velature che sembrano dei cenni di taglio. Quindi guarderemo l'opera nel dettaglio e in maniera più minuziosa nel seguito della rubrica. Al numero 15, questa importante opera di Armand, dove con immenso piacere vedo che ritorna in maniera seria l'attenzione dei collezionisti importanti anche per opere degli anni 90 e degli anni 2000, che talvolta, essendo che noi ormai siamo bloccati sul se non è anni 60, se non è anni 70 non vale, non è vero. Perfetto, allora non è vero, grazie al gentile amico che ne ha fatto richiesta. Siamo nell'epoca in cui, riferendomi ad Armand, dove lo stesso artista
si trova in una stagione di ripresa. Voi sapete bene che i costi erano molto elevati su questi lavori, ma ad oggi invece sono un attimino più accessibili, ma stanno risalendo. Tanto è vero che nelle aste stanno ottenendo risultati già importanti, pure degli anni 90 e degli anni 2000. Tra l'altro nello specifico abbiamo l'Arman chiaramente archiviato, è 1 metro per 80 per 20 di profondità, abbiamo degli scarponi tagliati e applicati su tela e pittura. La cosa fondamentale, il messaggio di Arman che seguirà e che lo porta nella storia, non è chiaramente l'appartenenza al nuovo realismo, quindi Christou, Yves Klein, César, Jacques Maillet de la Villeglé, eccetera, ma è il fatto che lui blocca il tempo, quindi lui è testimone del tempo e anche le opere degli anni 90, anzi talvolta più quelle degli anni 90 e degli anni 2000 che quelli precedenti. Chiaramente ad oggi il mercato premia più quelle degli anni 60, ma su queste, di questa dimensione, di questa importanza, di questa potenza, si fa un eccellente investimento, si fa un grande investimento, perché si prende un'opera che oggi costa ancora poco a cifre appunto basse che ti daranno una prospettiva di crescita. Il Gennaro, chi è il gentile amico dell'Arman? No, Luigi, perché al di là della telefonata non è il... No, perché mi faceva piacere intervenire e magari parlare con lui direttamente. Questo tipo di lavoro è praticamente... dovete considerare che è un lavoro che è realizzato con questi stivali, con un materiale che evidentemente non è in linea con gli utilizzi dei materiali di oggi, non è biodegradabile, non è un materiale riciclabile, quindi è testimone di un'epoca nel quale il consumismo regnava sovrano. Cioè, Riccardo, alla fine il concetto è questo, perché la bellezza dell'opera è per quello che racconta in questi casi. Non è che lo scarpone tagliato, il chiodo siano belli. Nello specifico questa è anche bella, ma il concetto è l'utilizzo di materiali e di cose che rappresentano l'epoca in cui si vive e racconta in pieno un'epoca, l'utilizzo di questi scarponi, di gomma, di plastica, di materiali che oggi tendono man mano spariranno, magari tra vent'anni tu ti ritroverai un'opera che ha raccontato gli anni 2000, ha raccontato gli anni 2000 e che praticamente potrai dire ai tuoi figli e ai tuoi nipoti: guarda, esisteva questo materiale. Magari tuo nipote dirà: ma come, oggi utilizziamo materiali che vengono diciamo dall'ambiente, dalla vegetazione, quindi non cose elaborate, cose che praticamente hanno un materiali non riciclabili, eccetera. Dai, però indaghiamo, terminiamo il set, sennò il mio regista mi dice: Gennaro, termini la trasmissione qui. Altra cosa importante è invece dover ribadire il significato di questo immenso autore che è Giuseppe Chiari. Giuseppe Chiari, io ho modo di vedere qualche televendita, qualche asta, qualche trasmissione. Opere così belle non ne vedo. Non vedo opere così belle in giro, ma magari se trovate altrove Chiari, compratelo. È il caposcuola del Fluxus, questo immenso network. Noi abbiamo messo a fianco, anzi Riccardo, facciamo questa immagine d'insieme. Abbiamo messo due opere di Chiari e una di Arman. Chiari, Arman, Fluxus, Nuovo Realismo,
movimenti che sono figli del post-dadaismo, che hanno una connivenza. Il Fluxus è un network internazionale dove il caposcuola in Italia è Chiari, ma è internazionale. È un messaggio probabilmente uno dei più complessi, vicini al dadaismo. Chiari costa 4 lire. 4 lire. Allora, se io vi dico, non vi dico la cifra. Armando vi dico è basso. Oggi, storicamente basso, conviene comprarlo. Chiari non vi dico è basso, è inesistente. Quest'opera che è una tromba con tutta l'iconografia, la rappresentazione per certi versi anche pop, quindi lo strumento applicato sulla tavola, il collage, i ritagli, gli spartiti che rappresentano il suo messaggio base in quanto è musicista, compositore, ma è artista nell'anima. Voi considerate che i lavori, l'ho già detto, lo ripeterò fino alla noia, i lavori più importanti di Giuseppe Chiari sono lavori che non sono belli, sono praticamente dei lavori con dei spartiti, con dei fogliettini di carta talvolta provocatori, che racchiudono il senso del fluxus della poesia visiva, che poi il fluxus è una branca della poesia visiva. Alla vostra attenzione, chiamate e confermate questi due lavori di Chiari, ve lo consiglio, non ci cambia la vita, sono cifre basse, ma fatelo, conviene a voi, sempre grazie da parte nostra, ma conviene a voi. Il 16 e il 17 Chiari alla vostra attenzione. Passiamo a questo gioiello, oserei dire, un piccolo capolavoro dal punto di vista dimensionale, di Giuseppe Migneco. Evidentemente, chiaramente, importante esponente del gruppo di Corrente. Poi è bellissimo il discorso del gruppo di Corrente, perché l'intento del gruppo di Corrente, fondato poi la rivista Corrente da un ragazzo che all'epoca nel 38, che era Ernesto Treccani, aveva appena 18 anni, ma i partecipanti, coloro che aderirono al gruppo di Corrente erano delle più diverse estrazioni artistiche, quindi troviamo Migneco, troviamo Guttuso, troviamo Vedova, troviamo Birolli, Morlotti, Cassinari, quindi modi di dipingere diversi. Invece Giuseppe Migneco, allora, a parte il tratto che è evidente, quindi il volto anche di questo pensatore è assolutamente in linea con quello che è il volto del siciliano, del pescatore, del raccoglitore di agrumi, che sono le icone della sua pittura. Lui nasce nel 1908 a Messina, ma appena trentenne si trasferisce a Milano, quindi già è lungimirante, si trasferisce per studiare medicina, ma non lo farà, perché si avvicinerà al mondo artistico e avrà le grandi frequentazioni di una Milano degli anni 30 in totale fermento. Considerate che il polo da Parigi, che era ancora Parigi, cominciava a spostarsi verso Milano, quindi lui ha modo, opportunità di entrare a stretto contatto con l'ambiente giusto per farsi valere, e lo fa in maniera eccellente, rappresentando in maniera assolutamente forte, incisiva, se vogliamo anche istintiva, l'uomo siciliano. La figura, se vogliamo, un po' rude, un poco forte, un po' stanca, anche del pensatore, che in questo caso potrebbe essere una persona qualunque, un professionista o uno studioso, un filosofo, ha un volto sempre duro, quindi sempre con tratti, non dico spartani, perché è un volto stanco, tendenzialmente stanco, che accompagnerà tutta la produzione di Migneco. Dal punto di vista dimensionale, 29x21, pubblicato sul catalogo generale della Galleria Bonaparte, che cura l'autenticità, le autentiche delle opere di Migneco, dal punto di vista dimensionale io opere così belle non ne ho mai viste.
ed è del 91, non è degli anni 50, 60 o 40 o 30, è di una bellezza che ti cattura semplicemente. Io ritrovo questo post-impressionismo, dicevo l'altra volta Van Gogh, ma lo dico in maniera istintiva, guardando il lavoro, senza indagare chissà cosa. Certo, c'è una reminiscenza di cose che tu hai visto, e quindi riesci a fare un parallelismo, ma in questo caso io riesco, vedo, apprezzo tutto il suo, la sua grandezza in una superficie minima, cioè di una bellezza. Io di questa dimensione ne ho visti pochi. E non costa 5-6 mila, che poi è il prezzo che meriterebbe questo lavoro. Invito il collezionista che ricerca la qualità e diciamo non si sofferma in maniera particolarmente forte sulla datazione. Questo è uno di quei casi dove la grande qualità è espressa anche nel 91, dove c'è tutta, anzi, dove c'è tutta l'esperienza. Io, se uno avesse detto degli anni antecedenti, avrei detto probabile, ma essendo che, dai, guardiamoci, essendo che è indicato catalogo generale Giuseppe Migneco, che è curato dalla Galleria Bonaparte di Milano, col numero di repertorio, e diamo anche la copia della pubblicazione. Sono quei lavori che lui realizzava con la dimensione 29x21, che in linea di massima, in alcuni casi il risultato è, diciamo, appena sufficiente. In questo caso il risultato è evidentemente eccellente, quindi non perché è qui presso di noi, ma è evidentemente eccellente. Non è una cosa complicata per chi conosce chiaramente il lavoro di Migneco. Infatti, se si trovasse presso qualche altra realtà che trasmette in televisione, non avrebbero alcuna difficoltà a chiedere 2.000 euro in più, ma a mani basse. Riccardo, mi accompagni? Sì, vabbè, ogni tanto devo... Allora, diciamo uno dei gioielli di Giorgio Morandi. Presidente, le piace un poco seguire la rubrica? Certo. Grazie. Abbiamo un ospite d'onore, quindi non insomma, cerchiamo di tenere alta l'attenzione. Sei anche cosa? Sei molto brava. Troppo buona, troppo buona. Allora, l'opera in questione di Giorgio Morandi è del 1936. 60 esemplari. Parliamo di un lavoro che ha un mercato internazionale. Anche un esemplare è stato battuto di questo a 22.000 euro più diritti. Quindi abbiamo persone che lo hanno pagato 28.000 euro. Stato di conservazione perfetto. E non mi dite, non l'ho visto di meno. Fondamentale, anche per il mercato internazionale, lo stato di conservazione. Non ha una macchia, non ha una fioritura. E quando parliamo di Giorgio Morandi, parliamo dell'artista italiano più ricercato al mondo. Fontana e Morandi, devo dire, siamo in tutte e due sullo stesso piano. Lo stato di conservazione è perfetto, un esemplare è addirittura conservato presso la Galleria degli Uffizi. Non vi nascondo che tanto è l'importanza, io vorrei che ci fosse un collezionista, ma la persona che ci ho affidato, francamente, potrebbe anche pensare di veicolarlo diversamente, anche su un'asta internazionale, ma io gradirei e vorrei tanto che rimanesse in Italia. L'olio su tela, un po' difficile, 700-800 mila per formati tipo 30-40, quindi un'incisione, poi tra l'altro... Giorgio Morandi è storicamente ricordato per le incisioni sui libri di storia. Giorgio Morandi lo si studia per le incisioni, le bottiglie, le nature morte, tutto quanto, ma è l'incisione che è alla base della produzione e della poetica di Giorgio Morandi. Ritorniamo un attimo con Luigi Ambrosio per
Vediamo di caldeggiare un poco questi... Mi passi questo termine, caldeggiare? Sì, dobbiamo sollecitare un poco questi spettatori che... Amici, che cosa fate? Me lo lasciate a 800 euro? No, perché già abbiamo l'avvocato che sta dicendo 1000, non 900. Quindi evitiamo di fare queste cose. Grazie per le telefonate, grazie per... anzi, mi permetto di dire una cosa. Luigi, qua vado un poco oltre. Fate un'offerta, salite qui col prezzo. Magari interessatevi anche a un'altra opera e ci saranno attenzioni stra particolari. Ah, ok. Ricordiamo chiaramente non tanto per gli amici del Club Lions, vogliamo ricordare un po' la... messo adesso sì. Al nostro canale abbiamo quest'opera che sta all'asta, è un'asta di beneficenza che è sponsorizzata dal nostro club Terre del Vesuvio su un'offerta che è stata fatta dal Bonammart, che ha messo a disposizione quest'opera. Abbiamo donata al Club Lions. Presidente, vuoi venire anche tu per sollecitare un po' questi nostri amici che ci osservano, per vedere, togliti anche la maschera, ci mettiamo un pochino più a distanza, dai, che facciamo un po', cerchiamo di sollecitare un po' questi amici, per noi è cerchiamo di raccogliere qualcosa per contribuire ad un sostegno economico che ci è stato richiesto per delle difficoltà che ci sono sul territorio, e chi può deve dare il proprio contributo. Presidente, sollecita anche tu che partecipi un po' a quest'asta, dai, fai in modo che cerchiamo di... Vi fate un regalo e regalate un sorriso a qualche famiglia, quindi io ringrazio loro che sono stati davvero generosi nel donarci questo quadro, però effettivamente sarebbe bello sentire qualche offerta per comprare questo dipinto, in modo questo quadro, una serigrafia, quindi sarebbe veramente carino. Sì, dobbiamo fare uno sforzo tutti quanti, cerchiamo di intervenire. Il quadro in questo momento è a 800 euro, sono certo che ci saranno degli altri interventi durante la serata, però ecco, portiamo il vero valore di mercato e cerchiamo di andare anche oltre, però è necessario, perché dobbiamo dare un contributo più consistente, per cui forza, se ci sono amici Lions che hanno delle disponibilità maggiori, effettivamente si fanno un regalo, perché l'opera è davvero eccezionale. L'ho scelta io per la donare al club, perché ho ritenuto prima di tutto che si tratta di un autore campano, Mimmo Palladino, e beneventano, vivente, straordinario, ed è anche di impatto immediato, cioè non è un autore, non è che sia semplice, però essendo veramente un autore riesce a fare dei quadri belli, non è necessario che si tratti dei nostri clienti che sono un po' più esigenti, sofisticati, quindi non un collezionista. Questo quadro piace a chiunque entra in questa galleria, piace a tutti quelli che lo vedono, perché è immediato. E forza, diciamo che è necessario intervenire per dare questo contributo. È firmato, fai vedere un poco, entra un po' Riccardo, entra un po' più nei dettagli di quest'opera, che è veramente particolare, poi è anche grande. Che dimensioni ha, Gennasso? 90-60, è un quadro veramente che arreda molto. Questo in una bella casa moderna, come si portano oggi, non solo minimal, questa fa un effetto su un divano, su un bel soggiorno, arreda tantissimo ed è veramente particolare. Io l'ho scelto perché a me piace tantissimo. 90-60 al netto della cornice, avvocato? 90-60 al netto della cornice.
una dimensione totale grande, ma tanto... veramente che arreda, impegnativa, piacevole, di impatto. Sì, io... facile, diciamo. Poi facile. No, io perciò ho detto che non è necessario essere un grande collezionista, questa la comprende chiunque, perché veramente sono questi artisti, questi sportivi, ma faccio peccato atleti che, che l'ho tenuto a casa per un mesetto, non faccio peccato. Sì, vabbè. Ne ho approfittato io, l'ho tenuto a casa un mese e non ce la sei goduta, me la sono goduta a gratis. Quindi, no, veramente bella, merita, veramente bella. Quindi cerchiamo di intervenire, ma veramente, perché il, dobbiamo cercare di contribuire al massimo sul territorio. Quindi, sai cosa penso? Io penso che ci sono tanti amici che soprattutto del club vostri che amano scherzare, quindi attendono. Stanno temporeggiando. No, ma sicuramente avremo non temporeggiate troppo, se ci facciamo battere da altri, quindi cerchiamo di fare una bella figura, chiedo scusa, cerchiamo di fare bella figura. Va bene, facciamo, sì, divertiamoci. Speriamo che abbiamo qualche intervento, così possiamo... Infatti, speriamo. Sì, ci sta sicuramente, dai. Amici, io allora mi vengono le idee, Presidente, poi sì, sono cose non dette. Stavo dicendo, qualche amico che ha chiamato per le opere importanti, inserite nell'eventuale idea di acquisto anche questo, poi saremo molto aperti anche nel fare un extra sconto, hai capito? Gli faremo qualcosa di ancora di più, chiaro? Cerchiamo di fare qualcosa di più per fare del bene, dai, amici, Natale alle porte, un piatto a tavola lo devono mettere tutti, eh? Quindi ricordate questa cosa, il resto, il regalo in più non fa niente, ma il sostentamento è alla base. Abbiamo detto infatti un'opera d'arte, un'opera di solidarietà. È stato un bello slogan, inventato da lei? Tutte e due? Vabbè, comunque in famiglia. In famiglia, beh. Insieme con i... Ah, grazie mille. È arrivata un'offerta da 900 da qualche... Da dove ci chiama questo amico? Della Cerchia? È Campano, dai, siamo contenti. Grazie all'amico per l'offerta da 900. Attendiamo quella da 1000. Grazie. Formato, ripeto, è 90-63. Gennaro, me lo ricordi la dimensione, per favore, precisa? 90-60 proprio, ok, al netto, quindi è 90-60 al netto di cornice, quindi con questa cornice che quantifichiamo la spesa, ma sì, facciamo, che ci frega. Allora, solo sta cornice, 200 euro, e facciamola, diciamo, dai, facciamo, mamma mia, no, lo dobbiamo fare, in questo caso è una cosa che è giusta e meritevole, quindi... Dai, no, diamoci anche alla gioia, non stiamo sempre abbottonati, no, sennò che... Anzi, ho capito con quello che abbiamo vissuto che bisogna essere necessariamente seri, ma anche un po' più leggeri. Seri, ma anche più leggeri, perché abbiamo capito che la vita è un filo. Quindi sì, la cravatta, perché mi piaceva, perché fa freddo, ma sennò forse non l'avrei vista. Quindi non esageriamo con un aplomb che non serve, quindi intelligenza, serietà, ma anche leggerezza. Viviamo, godiamoci la vita e diamo la possibilità a chi può farlo, per chi può farlo, anche di condividere con gli altri. Questo è il momento giusto, fatelo. Poi chiaramente compratevi anche qualche quadro per la vostra collezione, eh? Ma questo è uno di quelli. Poi Luigi, mi sono sbottonato dicendo nel caso in cui qualche amico dovesse prendere in considerazione qualche quadro importante, noi saremo anche... Questa è una serata di gioia, quindi essere più... Capito? Sentendo, no, aiutare anche... Una serata natalizia. Quindi oltre allo sconto potrebbe esserci anche uno slancio extra da parte nostra, questo volevo dire, Luigi, capito? Ok, questo era il senso. Una serata magica, quindi... Eh no, anche perché c'è l'avvocato che è stato troppo chiuso e quindi infatti sarei tentato, mi voglio sedere, ti faccio parlare a te. Ovviamente i ringraziamenti non sono soltanto da parte mia, ma da tutti i soci. Grazie, però è chiaro, grazie. Che sono stati entusiasti e felici. Della... Presidente, si presta alla televisione, sai, qualche volta la devo fare intervenire, mi piace come i tempi televisivi, ce l'hai, vero?
Regista, ce la c'è, sì, ci sta. Va bene. Continuiamo la nostra. Quanto costa? No, Ricca, quanto costa? Comprala tu. Dai, comprala tu. Allora, siamo a 900 euro come seconda offerta. Chiediamo, diciamo, l'aiuto e l'ausilio di tante persone. Quindi, al di là dell'aspetto goleardico che, ripeto, secondo me, a mio avviso è giusto, però vi chiediamo di partecipare invece a una cosa seria. Quindi aiutiamo le persone, cerchiamo e comprate un'opera. Quindi fino a 1.400, 1.500, 1.600, 2.000 siamo ancora nell'idea dell'acquisto. Ricavato va devoluto interamente in beneficenza, quindi bonifico sarà effettuato al Club Lions, quindi vi daranno poi le coordinate. Quindi Borammart ha fatto questo regalo e voi vi farete un regalo e darete la possibilità a qualcuno di mettere un piatto a tavola in più. Grazie, continuiamo la carrellata. Beh, Riccardo, fatti questo viaggettino a ritroso. Ma per questo clip un amico di Monza non interviene. Ma per un fatto di campanilismo. Non è di Monza. Non c'è più il campanilismo di una volta, no. Allora, in verità, l'avvocato Luigi Ambrosio ha fatto un intervento goleardico, ma con un contenuto, no, al di là del campanilismo. Il Roberto Crippa è un autore che va comprato oggi a un costo che a mio avviso è estremamente basso, ma conviene fino a un'opera del genere con il blu, il nero e il sughero, quindi questo landscape particolarmente ricco e bello, va comprato per la qualità e anche per la chance che hai di poter far crescere il mercato. Io ho difficoltà a non capire, cioè ho difficoltà nel capire quali sono le cose che vi che muovono, diciamo, l'acquisto. E I soldi. Bene, e proprio sulla scorta dei soldi fatelo, perché in più avete economicamente un grande vantaggio, perché costa poco. E non mi dite l'ho trovato all'asta, l'ho trovato in quell'asta, perché così bello non l'avete trovato nell'asta, in quanto l'ultima opera 3020, quanto il Migneco, ha fatto 9.500 euro, più diritti, 12.000. A mio avviso oggi quanto vale quell'opera, che è stata comprata da 12, una persona intelligente e lungimirante? Ne vale 7. L'ha comprata, piccola così, 7, piccola così, l'ha comprata a 12. Non è intelligente, è intelligentissimo. È Crippa, Arman, per non dire Chiari che costa 0 lire. Sono quegli autori che vale la pena comprare oggi, costano 4 lire, costano 4 lire, ne vale la pena. E in questo caso, come diceva, non sono solo i soldi, c'è anche la bellezza, il contenuto, la qualità, il momento, ma è degli anni 50, ma quale anni 50? Scusate, ma Crippa, la sua vita è stata ai 50 anni. Non c'è il momento più importante, sì, la nascita delle spirali, il 51, i sugheri, la nascita dei sugheri, gli anni 60, ma il discorso non è la datazione, è la qualità. Abbiamo le plastiche, le bolle d'aria, le classiche bolle d'aria e il landscape, l'immagine, quindi questo paesaggio che riconosciamo, ma è opera rarissima. Più rare di queste ci sono solo i neri, i legni, i sugheri e i ritagli di giornale. Quelle sono ancora più rare e vanno comprate anche se costano di più. Bravo l'amico che sarà aggiudicato all'asta. Ma queste sono rarissime, non le trovi. Trovi i gialli, gli arancioni, i verdi, i rossi, questo taglio di colore e questa qualità non è reperibile. Io vedo, vivo le aste, le guardo e vi dico che così bello non ce n'è.
Quindi vi dico delle cose che sono dei dati di fatto, non sono chiacchiere. Ripeto, se ci trovassimo nella galleria pettinata, strafiga della televisione, eccetera, questa opera sarebbe venduta a 2.000 euro in più in 30 secondi. Qua mi devo sgolare, mi devo fare le pause, acqua. Cioè, non mi sembra... Cioè, ragioniamo con conti matematici, testa e occhi. Non è difficile, scusate, ma è complicato da leggere un'opera del genere e guardare che Crippa non è secondo a Burri, non è secondo a Capogrossi, non è secondo a questi giganti. Cioè, la logica è... Io come posso dire? Mi infuoco perché è un fatto. Guardiamo la qualità, non guardiamo sempre la 100 euro, la 200 euro, la 50 euro, guardiamo la qualità. No, me posso comprare quello là, è meno bello. Non posso comprare quell'altro a 3.000, magari può capitare, in qualche asta, è meno bello. Innanzitutto lo devi comprare, perché non è che tu dici, scusatemi signore, parliamoci chiaro, qua l'arte non scende da cielo. Il più grande gallerista, il più grande mercante, l'opera d'arte. Insomma, ha una strada. Se l'artista è scomparso, o lo trovi in una collezione privata o in un'asta, non esiste il miracolo. Quello che è fondamentale è riuscire a scegliere l'opera giusta al momento giusto. Se Riccardo compra quest'opera a 300 euro, ha fatto 1.000 affare, ma quest'opera ne vale 6.000. bisogna essere coerenti, ragionare con la testa e non ragionare sulla speculazione. Riccardo l'ha pagato 300 euro, me lo deve dare a 400. Ma scusate, allora a me mi regalano una casa che vale 1.000.000 di euro, la devo vendere a 100.000. Allora dobbiamo ragionare con cognizione di causa e in prospettiva, quindi qualità, prezzo, prospettiva futura. Quindi cerchiamo di essere solidi in maniera, come posso dire, logica. L'opera è chiaramente, evidentemente, archiviata, e questo è sottinteso perché su Crippa c'è. Magari la facciamo anche rivedere, però. Va bene, però. Quale? Giorgio Ceriberti? Ah, che bello, che bello. Di Palo in Frasca in positivo. Cioè, due opere che adoro. Chi è l'amico? Da dove ci chiama? Firenze. Ah, che bello, che bello, che bello. Ci manco da un po', eh. Fra un po' vengo a disturbare anche voi. Allora. Chiamate per il clip, altrimenti cambio la cornice, perché mi hanno detto che non piace, voci mi sussurrano che non piace la cornice, quindi mi sbaglio? Lo vestiamo diversamente. Lo vestiamo diversamente, ti facciamo guadagnare. Abbiamo il vestito, dai. Abbiamo il vestito. Dai. La cornice un po'. Può essere. No, diciamo che. Ma l'opera è proprio bella. No. Allora, il Celiberti in questione, che è degli anni 90, è un affresco su tela riportato su tavola, è 60x70. Sì, questo qua sì, 60x70, e l'opera è degli anni 90. L'amico che ha fatto richiesta di Celiberti chiaramente lo conosce. Questo lavoro fa parte di... un percorso di viaggi immaginari e reali che l'artista ha vissuto. Probabilmente uno degli artisti viventi più importanti che abbiamo in Italia. E questo tipo di lavoro, con una, immaginate la proiezione di una super parete da 35 metri, è stata presentata alla Biennale del 2011. Quindi è un percorso di viaggi immaginari, così è stato descritto, perché io mi sono interfacciato, il maestro è anziano, ho avuto il piacere di interfacciarmi con il figlio gentilissimo, che mi ha dato particolari spiegazioni in maniera minuziosa sull'opera in questione, e mi ha detto che deriva il risultato, l'opera, la composizione, da una serie di viaggi immaginari e effettivi che lui ha realizzato nell'arco degli anni. Questa è appunto anni 90, ha fatto credo anche altre mostre. Me la prendo un po', dai, un po' pesantuccia, però tra l'altro c'è Riccardo, guarda. Allora, il guarda un attimo, 70x63,
il prezzo che vedete, Riccardo, questo codice alla tua sinistra in alto, codice a barre, quello che vedete 9.000 è il prezzo di listino di questo autore. Io, quando si tratta di autori viventi, per forma di rispetto, cerco di interfacciarmi con gli archivi per chiedere quanto è il prezzo di vendita. E il prezzo di vendita è quello, 9.000, ma già era applicato sul retro dell'opera. Si può fare un po' di sconto, certamente che si può fare. Se chiamate il centralino sentirete che prezzo e insomma, probabilmente direte solo sì. Gennaro, devi richiamare l'amico? Sì, lo dovrei aggiornare. Sì? Ok, allora passiamo, lo devo benissimo, scusa, perdonatemi, sono le mie manacce sopra che rendono, che fanno perdere di bellezza alla cornice. Che ci posso fare? Scusa, le mani. Allora, questi due lavori di Costalonga che alla ricerca del concettuale, no, non è proprio concettuale, è cinetico, quindi gioca sulla questione ottica, anche se visti così, se parliamo di cinetismo, per certi versi a questo livello posso anche dire concettuale, perché non è così, soprattutto questo, non è così immediato, però sono due gioielli, uno è 23-23, l'altro è 30-30, possono essere impreziositi con cornice e quant'altro, ma devo dire molto, molto, molto accattivanti, molto interessanti, di Franco Costalonga che ha prezzi bassissimi, quindi francamente è una serata particolare, Gennaro, quindi renditi disponibile su qualcosina in più, ci facciamo autorizzare. Allora, il 23-23 e il 30-30 nello specifico di un autore che già parte integrante della storia dell'arte, ma fortunatamente per coloro che eventualmente potranno aderire e comprarlo ha un costo molto contenuto, quindi conviene, economicamente conviene. Riccardo, ti fa piacere se lo muovo? È vero? Ok, lo riesci a inquadrare meglio questo gioiellino di contemporaneità. Lo so, non sono quelle opere immediate dove si può gridare al bello. Sicuramente però rende l'acquirente partecipe di una vera contemporaneità. Quindi il collezionista che vuole l'opera giusta, con la dimensione giusta. È meraviglioso, io avrei parlato del Celiberti con la stessa veemenza che ho impiegato e utilizzato con il Crippa, ma quello è così, parlavo del Crippa e arrivava la richiesta del Celiberti, ma è così, guarda, avviene da sempre così. Bene, chiedete al centralino, credo che per l'abbinata ci sia una bella opportunità anche di sconto. Parliamo di soldini, di sconto, quindi vi invito a chiamare lavori, per chi conosce la produzione artistica di Franco Costalonga, devo dire lavori inconsueti. I cilindretti sono consueti nella produzione di Franco Costalonga, argento no, argento è la prima volta, i neri, gli arancioni, i verdi, finanche i gialli, argento è la prima volta e questa è una rarità. Quindi una abbinata di questo tipo, insomma, collocherebbe l'acquirente insomma, su una fetta di collezionismo alto, per quanto economicamente basso, quindi è una buona opportunità anche per arricchire la collezione e magari fare anche un piccolo investimento, perché la cifra è estremamente contenuta. Per passare attraverso poi questi due lavori di Victor Vasarely, che dei quali non ho annunciato, non ho
detto la dimensione, 33 per 23, chiaramente sempre al netto delle cornici, sono degli anni 60, numerazione e firma è in basso al centro, ed è quel, diciamo, quei gioiellini internazionali, siamo nella fetta dei gioiellini, nella fascia dei gioiellini internazionali, perché Basarelli, Moore, Matta, lo stesso De Chirico, quando si parla di multiplo, si parla di una tecnica espressiva, quando si parla di litografie, anche la serigrafia, l'acquaforte, l'acqua tinta, l'incisione a bulino, la xilografia, eccetera, eccetera, sono tecniche artistiche che hanno accompagnato molti autori. Taluni si sono espressi in maniera esaustiva, quindi riuscendo con queste tecniche ad esprimere il loro messaggio artistico. Altri lo hanno fatto solo per motivazioni mercantili economiche. Victor Basarelli e anche gli altri che vedrete, con la tecnica grafica, e inserisco nella tecnica grafica tutte le tecniche che ho menzionato poc'anzi, si sono ben espressi. Quindi hai la possibilità di prendere dei lavori che hanno un contenuto artistico significativo, hanno una proiezione dal punto di vista mercantile, perché ti apre un mercato mondiale, pur citando, come ascolterete al centralino, cifre estremamente contenute. Quindi io vi invito a chiamare e ascoltare queste cifre che sono basse. Se vi collocate sul mercato internazionale sentirete cifre molto molto differenti. Passiamo dall'optica art al surrealismo. Un artista che adoro alla follia, credo sia uno dei maggiori, Riccardo passo avanti, credo che sia uno dei maggiori incisori a livello internazionale, che è Robert Sebastian Matta. Le due incisioni in questione sono del 1971, sono entrambe la numero 81 di 100 e entrambe hanno uno stato di conservazione perfetto, quasi perfetto, lo è, perché non noto nessuna fioritura, nessuno strappo. L'elemento dello stato di conservazione che viene sistematicamente menzionato da me è cosa fondamentale e determinante ai fini dei valori e dell'acquisto finale, perché tu scegli. Se uno dice posso trovare quell'opera a 200 euro e magari la trovi danneggiatissima, io neanche 200 ne spenderei. Qua la cifra oggettivamente contenuta, quindi vi invito a prenderli entrambi in considerazione. E il formato tra l'altro è 42x32 e ripeto, ascoltate la cifra che vi fanno al centralino, veramente con tutto il rispetto per il danaro, ma è 2 lire, lo stesso per questo De Chirico, cifra assolutamente contenuta. Carta riso, poi adoro alla follia le carte ed impasti vegetali, quindi un poco irregolari sia sul De Chirico che sul Dalì. Autoritratto con mercurio, il formato è 53x38 circa, pubblicato sul catalogo generale Ciranna, è una prova d'artista, timbro in basso a destra di questo immenso, il padre della metafisica, ma non è tanto questo, perché queste sono cose che avete sentito, strasentito, dette, straridette. La verità è che vale la pena comprarlo, in giro non c'è niente, ormai è diventato cosa rara trovare anche le incisioni e le litografie giuste, ben conservate, pubblicate, originali. Se prestate attenzione o vi informate, cominciate addirittura a vedere sul mercato i daprè di De Chirico. Cosa sono i daprè? I daprè sono praticamente opere autorizzate realizzate post mortem, quindi non originali, quindi tratte da dei bozzetti originali autorizzate, ma non sono con firma autografa, sono cose dichiaratamente non originali,
che hanno una valenza, se vogliamo, estetica, magari autorizzato dalla fondazione, ma non hanno nessuna originalità. Eppure quelle costano 500-600. Approfittiamone, non ci sta niente in giro. E poi ditemi quante incisioni di Dalì con questa bellezza voi trovate in giro. Pubblicate, catalogo generale, realizzata tra il 68 e il 69, 1968-1969, 42 per 32, punta secca, quindi possiamo evidenziare, possiamo leggere il tratto diretto della punta secca, firmato in basso a destra e numerato in basso a sinistra. Harry Moore. Riccardo, no, mi sa che abbiamo necessità di fare un paio di giri belli veloci, sì, per far vedere agli amici, perché ci siamo trattenuti su alcune opere. Harry Moore, incisione del 71, anch'essa è una delle 5 prove d'artista realizzate in nero e in grigio, pubblicata, della quale diamo copia della pubblicazione. Formato è 43 per 30. Qui parliamo di su questa di Miró, su questa di Moore, chiedo scusa, di Dalì, De Chirico, parliamo anche di investimento, quindi un piccolo investimento che vale la pena fare, cioè qualcosa che tu darai a un figlio, a un nipote che rimarrà. Quindi oltre a magari a regalare il tablet, il telefonino, il computer che ci piace, serve e che dopo un anno, quando più o meno vale, può valere, Riccardo, diciamo un telefonino dosi. No, dicevo un telefonino, diciamo, dopo un anno, due anni, quanto può valere? Un bel zero? 1.500 lire, diceva. Sì, ok, quindi ragioniamo anche su queste cose. Quindi, dove il consumismo spendiamo per quello, per quell'altro, per l'accessorio, l'option all'auto e tutto quanto, l'opera d'arte rimane e con 1.000, 2.000, 3.000 hai anche qualcosa di concreto. Facciamo un giro veloce, ci soffermiamo un attimo sull'opera che è all'asta. È un'opera che è stata donata dalla Borammart al Club Lions di San Giuseppe Terre del Vesuvio. Abbiamo ricevuto una prima offerta di 800 che è stata superata, ne abbiamo una da 900. Considerate che l'opera ha una stima che va dai 1.300 ai 2.000 euro. Quindi fino a 2.000 euro è una, vi fate un regalo e avete la consapevolezza, quindi magari se qualcuno dice ah che bello, non guadagni, che noi non guadagniamo un euro. Quindi voi farete il vostro bonifico e vi invito a farlo, vi esorto a fare questo gesto per voi, perché acquistate una bella opera, e per le persone che ne hanno bisogno. Siamo a Natale e tutti abbiamo diritto di vivere una serata normale, di piacere. Magari quest'anno sarà una serata, sarà un Natale in sordina, sarà un Natale in sordina, spero che sia un Natale in sordina, ci farà riflettere. Quindi un'opera di bene credo che faccia bene a tutti, fa bene, nello specifico avete anche la bellezza di un lavoro che noi abbiamo tenuto in vendita fino a ieri, dove ho i collaboratori che hanno fatto la trattativa, dilazione, tutte queste cose. Ad oggi non ho tanto interesse a parlare di questo, ma vi dico, compratela, offrite di più e cerchiamo di prendere quanto più soldi è possibile per dare una mano a chi ne ha bisogno. Ce ne sono tante. Per quanto molti di noi pensano che un piatto di pasta o un primo, un secondo, le cose più banali siano ovvie, ma non è così. Per molte persone le cose che noi viviamo nella quotidianità in maniera così semplice e distaccata siano la normalità. Non è la normalità, ci sono persone che vivono in grande difficoltà. Quindi vi esorto e vi chiedo di cuore nel fare un intervento giusto, appropriato, ma guardate, io mi permetto,
anche l'amico che ha offerto 900 euro, il prossimo, ma che offra direttamente 1.500, così l'asta la chiudiamo un poco prima. Non è uno scherzo, è una verità, quindi mi raccomando, partecipate copiosi su quest'opera, vi comprate un bellissimo lavoro di Mimmo Paladino, 90-60, 250 esemplari, firmato in basso al centro. Grazie comunque per gli interventi, ma vi prego, da questo punto di vista lo posso dire, intervenite in tanti e acquistate questo lavoro a una cifra più alta, perché il ricavato sarà devoluto interamente in beneficenza. Adesso divento più cattivo, quindi scusate, al numero 11 Cesetti, mi trattengo poco, che devo fare un giro veloce, altrimenti qualcuno dice che mi trattengo troppo, mi annoio, mi scoccio, mi stanco, quindi faremo 2-3 giri col monopattino in maniera rapida e faremo 2-3 giri in maniera rapida. La numero 11 Cesetti, tecnica mista su carta 50-70. Vai Riccardo, mi sa che ne facciamo un paio, perché cerchiamo di dare l'idea, esco io dall'inquadratura, il terzo incomodo sarei. Il numero 12 Sergio Scatizzi, olio su tavola formato 50-40, questo olio spatolato inconfondibile di questo immenso artista. Numero 13 Encausto su cartone pressato del 1960 di Pippo Oriani, formato 50x65, doppia archiviazione, un vero gioiello da collezione, un vero e proprio gioiello da collezione. Per chi manca l'appuntamento, a mio avviso è il caso di intervenire. Anche Pippo Oriani nell'ambito delle aste sta ritrovando la giusta riconsiderazione, quindi cifre più importanti. Chiaramente le gallerie serie che espongono opere di Pippo Oriani non si lasciano tanto illudere da quello che avviene e non avviene. L'opera in galleria costa, te la fanno pagare e costa, perché è giusto che sia così. Parliamo di grandi nomi, di grandi artisti più che di grandi nomi. Terre colorate su tela di juta di un inconfondibile Salvatore Emblema. Se volessimo parlare del mercato e delle cifre che all'estero si utilizzano come listino, vi direi cose da capogiro, ma sono ufficiali. Cioè un'opera del genere a listino in America va a 40.000, ma è una cifra alta. Ma scusate, ma voi lavori di questo genere, dei grandi artisti, ma quanto li pagate? Mica li pagate 40.000, li pagate 400.000. Se ascoltate il centralino, la cifra vi sembrerà alta, ma non è alta, non è alta. Confrontate i prezzi, confrontate, indagate, capite, e allora potete dire alta. L'opera è dell'82, chiaramente autentica, con l'autentica e tutto quanto necessario. È 1 metro per 1,30 m, la cifra, ve lo dico, è con l'uno avanti, chiaramente non 1.000, va bene. Al numero 14, numero 15 Arman, abbiamo avuto già un intervento, ma credo anche per Emblema, da parte di un gentile amico per l'Arman. Ci sentiremo domani e andremo a leggere, capire, indagare tutti quelli che sono gli aspetti anche volgarmente economici, ma come giusto che sia, come giusto che sia. Posso dire in maniera molto semplice, estemporanea, rapida, concreta, è un eccellente investimento. Alla cifra proposta da noi è certamente un ottimo investimento. Giuseppe Chiari, cosa dire? Io credo che Giuseppe Chiari lo scoprirete quando non ho più le ugole, quindi verrà scoperto quando mi asporteranno le ugole, perché non ho nella maniera più assoluta, non riesco a comprendere come un artista che sta sui libri di storia sta nei musei più importanti al mondo, è un percorso storico che ha pochi eguali, debba costare 4 lire e voi non lo comprate. Perché? Perché costa 4 lire. Cioè è l'assurdità. Scusatemi, avete le vostre collezioni, compratelo,
mettetelo a parete o mettetelo in cantina, ma compratelo. Poi tra 3, 4, 5 anni direte: ah, quel rompiscato di Gennaro Borrelli forse aveva ragione. Ma se la galleria più importante in Italia ha oltre 1000 opere, ma sarà così sciocca? E questo non lo dico io, è un dato di fatto. Uscirà con un'operazione, poi madonna mia, ma se, forse, chissà se, ma di. Sono cifre che a noi non cambiano la vita, sono cifre che voi potete spendere e ve le ritrovate nella peggiore delle ipotesi. Ma non c'è la peggiore delle ipotesi, è bella. Io ho un certo signore che è seduto lì, che si chiama Luigi Ambrosio, che questa qua è ancora qui perché la dobbiamo presentare, perché lavoro. Ma avrebbe detto: Gennaro, ma me la metto a casa, non te ti sgoli, mi piace a me, la tengo io, mi trovo la collocazione e la prendo. Perché non di che parliamo? Cioè, di cosa stiamo, cioè, dobbiamo indagare, devo spiegare, è la palestiana. Prendete, essendo che tutti voi giustamente vi informate, prendete internet, vedete Giuseppe Chiari, la storia, la presenza dei musei, e vi rendete conto, con una facilità unica, che la cifra per questo, non sono cifre. Cioè, io vi presento le grafiche di qualità a queste cifre, e stiamo ancora a esitare, esitiamo. Numero 18, Giuseppe Migneco. Poi rifacciamo un altro giro rapido, invece proprio rapido ne facciamo uno. Il Pensatore, pubblicato catalogo generale, chine colorate del 91, una bellezza rara, 29-21. Sono contento del fatto che sia arrivato Luigi, la telefonata sua... Sì, no, su tutte, per carità, la telefonata su anche su Arman. Sai perché? Perché si sta rivelando... Anche quelli degli anni 90, anni 2000, stanno cominciando ad aprire le orecchie, sì, perché poi, vabbè, quelli si muovono, però c'è l'intelligente attento che si muove prima, poi c'è quello che va con la moda e lo paga 35-40 mila, hai capito? Allora non è che mi arrabbio perché me lo invento, perché le seguo le cose. E allora, così è. Allora, 29-21, chine colorate su carta intelata. Poi passiamo a quest'opera di Morandi, invece qui, diciamo, l'esistenza è, secondo, a mio avviso, fuori luogo, perché trattandosi di un lavoro con paesaggio di Roffeno, quindi un'immagine importante nell'iconografia di Giorgio Morandi, ma la bellezza è proprio parte dell'esecuzione tecnica, che non ha sbaffature, cioè non ha errori, è pulita, cosa che raramente avviene. Abbiamo sempre la presenza di inchiostri neri, questa è molto molto pulita, quindi perfetta, oserei dire quasi perfetta. Cioè, e poi tra l'altro vedete, c'è un aspetto che non viene segnalato, c'è l'aspetto, un furto di cioccolatino, lo prego, prego. No, non era mio, no, lo può fare. Allora, era di Gennaro, che al centralino, che voleva lasciarlo per domani. Ho detto: guarda, secondo me stai sbagliando, quello non arriva domani, perché stavo avendo un calo di zuccheri. Ma lo puoi aprire? Avevo prospettato la possibilità di intervenire però poi ci ho pensato. Vabbè, perché ci stanno qualche altra cosa. Ma secondo me, Luigi, vai, non devo cagionare, non se la prende, ha detto che deve fare un po' di dieta, lui. È incredibile, perché dice: poi in queste feste metterà qualche chilo, pensa te. Allora, faccio notare una cosa particolare, questa è la numero 10. Per quanto riguarda le incisioni, le prime numerazioni determinano un'efficacia nel risultato, perché la lastra tendenzialmente e gradualmente con le torchiature si chiudono, tendono a chiudersi i solchi, quindi si danneggia. I primi esemplari sono i più puliti
ed è per questo che si nota, è quasi impercettibile, no, qua non ce n'è, non c'è un eccesso di inchiostro, perché è una lastra pulita, ancora perfettamente intatta. Tutte queste cose, io mi sono avuto il piacere di sentirmi con una responsabile di un'asta internazionale, ma internazionale, internazionale, e mi ha detto: Gennaro, guarda che gli americani, il mercato internazionale guarda i particolari, guarda lo stato di conservazione, guarda la qualità. Questo è un lavoro che oggi, con la richiesta di Morandi sul mercato mondiale, a mio avviso non avrebbe grande fatica a fare 25-26 mila più il 30% di diritti. Il prezzo al centralino è basso, non c'è sconto, però è oggettivamente basso, considerando che è del 36, considerando che è la numero 10, considerando che ha uno stato di conservazione eccellente, considerando che è un esemplare presso gli Uffizi, considerando che, che è pubblicato sul Vitali, francamente, insomma, ascoltate il prezzo al centralino. E poi non so quante gallerie in televisione presentano, io non ho visto neanche una, opere incisioni di Morandi. Certo, costano, non sono opere minori, hanno un costo importante, però ti collochi su un mercato internazionale. Se pensate che c'è una conoscente, un'amica, una persona alla quale ho delle piccole collaborazioni, un olio 30-35 la settimana scorsa di Morandi è stato venduto a 750.000 euro. 750.000 euro. Le incisioni di taglio alto, questa fa parte di quelle incisioni di immensa qualità, perché è tenuta in maniera perfetta, oltre che rappresentare un emblema, un simbolo di quello che è Giorgio Morandi, oltre alle bottiglie, alle nature morte che chiaramente identificano il percorso, la chiave di lettura di questo artista, i paesaggi sono altrettanto validi. E in questo caso il discorso olio non è un discorso che viaggia, va bene, perché l'olio su tela di Morandi chiaramente costa di più perché c'è una produzione molto molto bassa, ma l'incisione è l'opera prima. Giorgio Morandi sul mercato mondiale è riconosciuto come incisore. Le opere ad olio, ne sono poche, fanno ormai cifre da capogiro, ma anche le incisioni ormai sono opere da decine di migliaia di euro. Quindi invito il museo, invito il grande collezionista a intervenire, invito anche il collezionista che ha l'acquerello da 150.000 euro, invito il collezionista che ha l'olio 20-30, invito la persona che ha voglia di entrare nel gota del collezionismo senza investire 300-400 mila. Ma se ascoltate al centralino, non siamo, lo posso dire, non siamo distanti dai 20, ed è una cifra bassissima per Giorgio Morandi. Allora Riccardo, adesso dobbiamo fare senza, a mio avviso, fare una sì, falla da questo lato qua, ce ne facciamo due di giri senza la mia brutta voce come sfondo. Anzi, vi saluto un attimo che mi chiamano al centralino. Now we're young, we're fine, now we're young. Oh, yeah, this night.
natural light to unfold all the precious things love has in store. We have all the love in the world. If that's all we have, you will find we need nothing more. Every step of the way will find us with the cares of the world far behind. We have all the time in the world just for love, nothing more, nothing less, all love. I'm trying to hide it.
dopo aver ascoltato questa musica mi sono a parte, vabbè, insomma, ho dovuto parlare un attimo al centralino, ma mi sono goduto questo brano meraviglioso, un pathos notevole, arte, musica, arti visive, insomma, a 360 gradi. Riccardo, tu hai fatto, se non vado errato, due giri, due ricognizioni. Ripeterei forse il viaggio a ritroso, ritornando mi posso mettere in questa posizione. C'è stata la richiesta di un gentile amico, amica? Ci piace di più, non me ne vogliano i maschietti, ci piace di più la gentile amica, e mostriamo l'opera di Terruso, la quale opera deve essere incorniciata. Mettiamola un istante al posto del Morandi, sì. Avvertiamola magari che la stiamo presentando. Sì, non abbiamo avvisato. Ecco. No, è una parte tutto. Non gettare quelle cose. Chiaramente. Ok, allora presentiamola un attimo, andiamo, sì, facciamoci magari il girettino completo, quindi vediamo, abbiamo visto Crippa, Celiberti, Costa Longa, no, sta nel retro, tutto a posto, l'amica siciliana, chiedo scusa? No, è napoletano. Ah, lo conosceva l'artista. Allora, le due litografie di Vasarely. Sì, no, stavo guardando, non ti preoccupare. Io mi incanto ogni tanto, io ci sono delle pause, chissà se qualcuno le apprezzerà mai. Ma numero 6, questa naturalezza, ma noi non è che facciamo fiction, cari amici, eh? Noi ci occupiamo di arte, siamo prestati alla televisione. Chiedo un aumento ma non me lo danno, lo facciamo per passione. Allora, ma vabbè, calmi. Eccolo, mi mancava. Allora, numero 6, le due incisioni di Sebastian Matta. Numero 7. Giorgio De Chirico, numero 8 Salvador Dalì, vabbè, Salvatore, poi tutto sommato è il nome tradotto in italiano, Salvador Dalì. Giuseppe, uno dice Henry Moore, dice Enrico, è Henry Moore, il nome è quello, non perché poi mi rimproverano per essere un po' talvolta facilotto. Oggi no perché è Natale, guarda, ma guarda cosa devo sentire, cioè, mi rimproverano, mi bacchettano, io arrivo a casa con la schiena rotta. Allora, non vi sento ancora per quest'opera, il cui ricavato non voglio passare, anzi non riesco a capire, qui dobbiamo un po' di solidarietà, dobbiamo aiutare delle famiglie. Allora, l'intervento, goliard tendenzialmente, sì, sono tutti che da... qua dobbiamo, no, qua ha un senso diverso, qualcosa di concreto, qui arriva il Natale per tutti. Allora, diamo un contributo concreto, qua è insomma, ci portiamo a casa con 4 soldi un'opera meravigliosa, cioè un regalo a un figlio. Tu a Natale fai, io faccio, no, sì, la figlia, le borse, sì. Chanel, la pazienza, le macchine. No, e quando costa non lo diciamo. Ma compriamo un quadro di questi, io non lo diciamo, dire, un'opera che rimane la borsa. Resta, ma fra 20 anni, papà che mi ha regalato il Natale, diventa il Natale del cocco.
mi ha regalato mio padre. Diciamo, poi alla fine che il avrà concetto un, anche un ritorno, avrà un cioè, valore dire, concreto, un Luigi, un valore concreto. Concreto, sì. Il computer lo butti, la macchina la cambi. Confucio. Il computer lo butti. È un investimento. La macchina la cambi. Devo essere mai che stiamo ancora a discutere qua per. No. Allora devo dire essendo che. Siamo sotto la data, perché se no veramente la l'umanità esiste ancora, o il Covid ha distrutto. Allora, tutto. Devo dire lo sta. Posso dire Luigi, mi permette. No, allora lo sta facendo in maniera. Io questo signore lo conosco da parecchi anni, lo sta facendo in maniera concitata, in maniera molto. Ma io sono uno, cioè voglio dire, lo so, fa tanto. Per questo. Ma può essere mai, sì, facciamo. Mettiamo. Allora non sarebbe carino. Nemmeno il posso dire Luigi del quadro. Posso dire. Allora io essendo che so già. Posso dire non è il caso, non sarebbe diciamo carino. Questo signore alla mia destra con la tutta la e la famiglia già fanno tanta beneficenza, è una cosa meravigliosa e continueranno a farlo. In questo caso avremmo piacere che l'opera venisse comprata, perché se noi volessimo ragionare solo sulla beneficenza avremmo messo una grafica che vale 100 euro e allora comprarla 500, 600, 700 sarebbe stata beneficenza. Il discorso qui è molto diverso. Ma noi abbiamo pensato di vendere un'opera che entri in una casa arreda, meravigliosa, anche collezionista. Un regalo per un figlio, una cosa interessante, ma cioè, veramente. Che io ho piacere che. Un artista insomma, campano. Che è internazionale. Per far intervenire, perché noi può essere mai che dobbiamo avere tutti i clienti che non so. Cioè, vabbè, ho capito cosa dire. No, lui parla in maniera. È stato tra le altre cose, lo posso dire perché insomma, si è assentato perché l'ha detto anche lui prima, quindi perciò mi permetto, si è assentato perché anche lui, questo signore, è stato vittima del Covid, ma una delle tantissime, quindi è stato in casa, ha vissuto e forse, sai, certe cose ti rinfrescano ancora di più la mente. Questa beneficenza è particolarmente facile, siamo a 900 euro, vi invito perché è... Allora, il ricavato va devoluto in beneficenza, ma voi state acquistando un'opera che io ieri vi proponevo a 1.300 un pezzo basso, volete fare beneficenza? 2.000, quindi ho detto semplicemente vi esorto, vi prego, chiamate perché è un'opera di bene, non è, voi farete il bonifico ai Lions, i quali Lions distribuiscono per le persone bisognose, ce ne sono tante, ma voi pensate che con 1.500 euro, Luigi, quante cose si comprano da mangiare con 1.500 euro? No, le cose si comprano perché poi faremo buoni, interverranno altre persone su questo. Quindi voglio dire, si farà una cosa buona? Certamente. Ok, allora io sto, dico, voglio dire, intervenite senza la 100, la 200, la persona generosa, qui si parla di generosità. Compratevi l'opera. Fa anche un bellissimo regalo sì. Un figlio, un'amica, una persona. Mi parlano persone che hanno figli e che regalano cose che si butteranno spendendo centinaia di euro e talvolta migliaia. Ma questo ti rimane per la vita, questa è una cosa che resta in casa, resta per tutta la vita, con una tua ricordazione del tempo. State facendo arrabbiare l'avvocato. Di che parliamo? Voglio dire, posso capire che tu hai un momento di riflessione. Ah bella, 20.000, 15.000. Però sai, mi piace la collezione, forse sta bene la mia collezione, ci fai un ragionamento ed è anche giusto, giustissimo, perché così deve essere, perché non è che i soldi possono essere certo, dalla siamo vita. D'accordo, siamo d'accordissimo. Ma benedetto, noi stiamo parlando di un guardo meraviglioso, bello, d'impatto, di arredamento in una casa importante. Ma voglio dire, questo signore è la prima volta che fa il venditore, c'è la prima, c'è la prima volta che fa il venditore per venire. Guarda, basta, la prossima volta la fai tu la trasmissione. Vediamo. Dico, è tutto per beneficenza. Perché abbiamo bisogno di aiutare delle famiglie che non ci hanno chiesto un contributo, un aiuto. Ripeto, questa cosa è nata dalla sera alla mattina. Luigi allora mi chiama. Noi dobbiamo, allora diciamo, è un po' più. Che è Natale. Non lo so, di quest'anno particolarmente. Dovremmo ancora perché è un Natale particolare, non ci possiamo incontrare. Ma Luigi, noi faremo il Natale, io, mia moglie e mio figlio. Io la stessa cosa con le mie figlie, quindi saremo tu. Ma voglio dire, ma dobbiamo essere ancora più sensibili. Pensi sì. Dobbiamo essere.
pronti ad aiutare chi veramente gli manca la base. Quel momento, dico, se c'è qualche veduto che... se non ci guarda nessuno, ma non c'è nessuno, benedetto Cruz, non c'è. Io credo che arriverà comunque, non cambia niente. No, però voglio dire, diciamo che certamente ci sarà qualcuno che ci chiama anche eventualmente dopo la trasmissione, però noi ameremmo, ci farebbe molto piacere che il tutto arrivasse durante la trasmissione, perché sarebbe bello dire lo abbiamo assegnato al signor Rossi, se vuole che uno dica il nome, altrimenti... Molto probabilmente non vogliono essere nominati. Molto probabilmente non vogliono essere nominati, va bene. Insomma riusciamo a ottenere il massimo. Il voto che abbiamo raggiunto già è interessante. Però siamo molto basso, Luigi, non l'avremmo manco venduta. No, scusami, la settimana 1003. Scorsa lo teniamo da 1003. In palinsesto a 1003 ed è già un ottimissimo. 900 prezzo. Non l'avrei dato. No, 900 non l'abbiamo fatto, dato, ce l'hanno fatta delle richieste, 900, no, non l'avrei 1100 dato. Non l'abbiamo dato. Voglio dire, no, sì, l'abbiamo regalato ai live. Sì, quella è un'altra cosa, che c'è? Abbiamo fatto la nostra cosa. Il prezzo più basso ancora, per fortuna il governatore ha posto una già è partito di partenza da 800 e quindi bene, bello. Siamo andati, se no forse bene. Probabilmente veramente stavamo discutendo di ma non ci, ma non, non posso dire, in quel caso forse saremmo intervenuti voi, quindi no. Dai, allora non me lo fate arrabbiare, sai, speriamo che qualche telespettatore. Grazie Luigi. Allora continuiamo la nostra carrellata. Giuseppe Cesetti. Tra l'altro l'avete visto così accalorarsi, perché è giusto insomma che quantomeno nella beneficenza uno dica non è mio interesse, quindi non vi devo convincere. Quindi, vi prego, non fatemelo arrabbiare, perché ha ragione. Non gli do sempre ragione, ma questa volta ha ragione. Allora, numero 12, poi non, diciamo, lui fa altro di mestiere, quindi è in maniera molto istintiva è di pancia, quindi lo apprezziamo. Tendenzialmente avrei anche scherzato, però poi mi rendo conto che c'è un pubblico di tutta Italia che ci segue ed è quindi dare i giusti tempi. Però intervenite, perché è solo ed esclusivamente a fin di bene. Sergio Scatizzi al numero 12. Al numero 13 Pippo Oriani, è incausto su cartone. Io anche qui ho realmente grande difficoltà, perché è un'opera oggettivamente bella. Cioè, leggiamo, qualcuno potrebbe dire mi sembra, potrebbe sembrarmi addirittura qualche lavoro per certi versi picassiano. No, è un'immagine. Un'immagine non con grandi cenni al futurismo, a parte in questa parte che rivedo anche il collega Mastroianni, Umberto Mastroianni, ma io ritrovo chiaramente ed evidentemente tutta l'esperienza, quindi di uno scenografo, di un architetto e di un grande artista che io adoro da sempre, non è che l'ho scoperto da qualche anno, da tanti anni apprezzo il lavoro di Pippo Oriani, ma mi rendo conto che non è un artista facilissimo, non è un artista così immediato, non è un artista, è un artista che nell'ambito di una figurazione complessa va certamente indagato, va studiato nel dettaglio, però guardando e ammirando un'opera, quasi queste nuvole mi sembrano degli occhi. Questa immagine di vita è il teatro della vita, quindi una figura di donna distesa con forme tendenzialmente che si, diciamo, questa contorsione degli arti, ma è oggettivamente eseguita con una capacità pittorica immensa, quindi degli spazi, della profondità di questo teatro che si apre a questa immagine. E per coloro che amano anche la pop art ritrovano con facilità una similitudine con i lavori di Tano Festa, di, anche per certi versi, di Valerio Adami, ma questo signore nasce molto molto tempo prima, mentre questi nascono negli anni 30, lui nasce negli anni 10, nei primi del Novecento.
e ritrae tra l'altro la tecnica dell'encausto, quindi questo impasto di pastelli e olio, quindi una base, una tavolozza singolare che utilizza lui e solo lui per ottenere un risultato che è esilarante, che io adoro, adoro in pieno. Ma devo dire che sono tante le opere di questo set che metterei io in collezione: il Crippa, il Celiberti, l'Arman, è sbagliato dire che le metterei quasi tutte, Riccardo, io poi dici è troppo facile, ma a mio avviso dire le cose per quelle che sono non è mai scontato, perché la verità, il set lo decido io, quasi del tutto io, se l'opera a me non piace non la prendo in considerazione. Quindi indagare, entrare nello specifico di un'opera, a mio avviso significa fare la cosa giusta. Cosa intendo per indagare? Intendo interrogarmi, quindi chiedetemi informazioni, chiedetemi l'intervento sull'opera, chiedete l'intervento mio al centralino, ragioniamo su tutti i particolari, vi spiego l'opera, l'artista, il mercato e tutto quanto. L'arte è una cosa bella, talvolta complessa, racconta sempre la nostra storia, quello che sarà. Ne abbiamo la possibilità di prendere qualcosa che ci proietta verso un futuro. E per questo intendo anche Arman e Chiari, Costalunga. Voi pensate che gli artisti per maturare impiegano 30, 40 e 50 anni. Qui abbiamo di fronte degli artisti che già sono consegnati alla storia dell'arte. Vedi il Migneco, vedi Arman, vedi Crippa, vedi tutta la schiera delle opere grafiche. Quindi si tratta di intervenire perché la selezione è giusta, il prezzo è giusto e il prezzo nostro è giusto. E sfido chiunque, poi chiaro, l'affare lo puoi trovare, se lo cogli, se è particolarmente invogliante, lo cogli al volo anche altrove. Noi ti offriamo continuità, serietà e prezzi eccellenti. E una consulenza, sempre. Dai Riccardo, numero 14, Salvatore Emblema. Sì, ritorno in diretta. Bene, in diretta, ritorno nella camera, siamo sempre in diretta, cari amici. Il numero di telefono lo vedete in sovraimpressione, sia il cellulare che il numero verde, quindi chiamate, contattateci, chiedete informazioni, chiedete tutto quanto necessario. Alcuni amici verranno ricontattati domani, ci sentiremo e ragioneremo e entreremo nel dettaglio, nello specifico di tutte le opere tecniche e dettaglio tecnico e particolari economici. Emblema, terre colorate su tela di Utah. Emblema, terre colorate su tela di Utah, 1 metro per 1,30 metri. Di un questo blu, questo azzurro, questo blu e azzurro e bianchi hanno una bellezza sconvolgente, dal vivo è meraviglioso, un'opera degna. Non sono solito fare queste affermazioni perché spesso sono utilizzate in maniera impropria e eccessiva. È un'opera degna di un museo, ci sta tutto, perché abbiamo la somma di tutto l'esperienza maturata negli anni 60 e 70, se parliamo di un informale. Voi pensate che Argan disse, utilizzò forse una, forse si spese troppo, non lo so, però lo disse in maniera disinteressata, è l'anello mancante tra Burri e Fontana, cioè Burri, Fontana e addirittura Emblema, una cosa immensa. Chiaramente gli amici che ci seguono, ascoltano e seguono le gallerie, le volgarmente televendite, hanno chiaramente difficoltà nel farsi chiarezza, nel far chiarezza con se stessi. Perché? Perché c'è una galleria che propone Emblema, l'altra che non lo propone, l'altra che chissà perché. E vi spiego il senso. Ci sono dinamiche commerciali che
portano alcune realtà a non poter proporre delle opere per non andare in conflitto. Ma dimenticate questo aspetto, valutate l'artista dalla storia che ha, quindi dalla dimensione, dalla presenza nei musei, quindi storia, presenza nei musei, presenza nelle collezioni pubbliche e private. Io credo che l'avvocato Giovanni Agnelli non fosse poi così tanto sprovveduto in materia artistica, e il fatto che Emblema è presente nella collezione Agnelli come collezione, per non parlare del Rockefeller Center Museum, del Metropolitan Museum, degli Uffizi e di altri importanti e significativi musei a livello internazionale. Cosa voglio dire? Non vi fate condizionare da chi dice A, chi dice B, chi dice no e chi dice sì. Ragionate sui fatti. Lo potete fare con tutta calma e autonomia. Il lavoro delle opere nel procurare le opere autentiche, stato conservativo eccellente, lo facciamo noi. Voi valutate la storia, chiaramente anche la proposta economica, quindi studiate se secondo voi è giusta, secondo voi è bassa, non ce lo direte mai, eccessiva, forse lo direte sempre, ma non lo è. Potrebbe esserlo se il metro di paragone portasse a questa conclusione, ma non è così. Le cifre che vi proponiamo sono più che giuste. Poi ragionate in dilazioni, tutto quello che volete, però le cifre sono giustissime. Lo stesso vale per Arman, e ripeto una cosa che ho detto qualche minuto fa. Sono particolarmente contento del fatto che il mercato si stia riaprendo alla valutazione, alla rivalutazione di opere degli anni 90 e 2000. Opere che non sono mai state messe da parte, mai, perché l'artista è grande in tutto il suo percorso e racconta nel movimento del nouveau realisme, è uno di quelli che racconta il suo tempo, che blocca il tempo. Questa è un'opera da 35.000 euro. La cifra che ascolterete è molto più bassa e risulta essere un eccellente investimento. Non mancate a questo appuntamento, anche i risultati nelle aste risultano ad oggi essere importanti. Avremo un riscontro economico importantissimo da qui a breve, già sta avvenendo. Noi il prezzo nelle ultime due settimane, anche sulla scorta dei grandi risultati ottenuti nelle varie aste, non lo abbiamo modificato, è rimasto invariato ed è oggettivamente contenuto. La dimensione dell'opera è imponente, racchiude tutto il significato di questo immenso rappresentante del nuovo realismo. È un metro per 80 e qualcosa in più, una profondità, un'opera che arricchisce la tua collezione, arricchisce la tua economia, è una grande opportunità. Prendila al volo, bloccala, mi devo sentire con un paio di persone che ci hanno richiesto, un paio di amici che hanno richiesto informazioni, lo faremo domani, ma chiamate ancora perché ho piacere, un grande piacere a che interveniate su questo lavoro. Cosa dire di Giuseppe Chiari? Credo di aver detto tutto e di più, ma ritorniamo e continuiamo a dirlo, per coloro che non ci conoscono, per coloro che non ci hanno visto. Questo lavoro, perché io so il gioco che si fa, si va a capire quanto vale, quanto non vale. Questo lavoro è importante di Chiari, e sfido chiunque, parlo di gallerie, chiunque frequenti gallerie, a trovarlo alla cifra che vi dicono al centralino. E poi oggettivamente è bello, grande effetto, grande iconografia, abbiamo la Marilyn, quindi il cenno alla pop, abbiamo il taglio dedicato all'informale, quindi il cenno all'informale, abbiamo la parte scritta,
quindi la poesia visiva, abbiamo lo strumento musicale di Spartiti, quindi Chiari che interagisce in maniera totale, completa nei confronti dell'opera, quale importante musicista, compositore, oltre che unico rappresentante, o meglio, caposcuola del Fluxus. Ce ne sono diversi esponenti del movimento, ma Chiari è il rappresentante principale del Fluxus. E troviamo anche un altro meraviglioso lavoro, che sono gli Spartiti. Queste opere sono ancora presenti perché tutti gli amici che ci seguono sono ancora scettici nei confronti di Chiari, perché non raggiunge ancora le giuste cifre. E vi invito a ragionare. Secondo voi è il caso attendere che raggiunga le cifre prima di comprarlo? Cioè, io sono certo che così avviene. Quest'opera non avrete difficoltà a comprarla a 8-9 mila euro. Appena il mercato di Chiari arriverà alle giuste cifre, non avrete difficoltà. Non avete difficoltà a pagarla 3, 5, 4 mila. E questo avverrà. Non vi so dire, perché non ho la sfera di cristallo, non vi so dire se questo avverrà tra un anno o due, ma avverrà, è già scritto. Ci sono troppe operazioni dietro, è già scritto. Passiamo alla numero 18, quest'altro meraviglioso gioiello di Giuseppe Migneco. Chine colorate, firma in basso a destra, numero di repertorio al retro. Questo pensatore, bellissimo, bellissimo. Sono innamorato alla follia. Sono innamorato, a parte vabbè, una bella cornice, un bel lavoro, ma il lavoro proprio, l'esecuzione dell'opera, meraviglioso. Quindi un lavoro eseguito in maniera eccellente di Migneco. In tutto questo io ho dimenticato che dovevo presentare un'opera di Terruso. Perché non me lo ricordate? No, dimenticavo che un quarto di 20 minuti fa dovevo presentare l'opera di Terruso. Scritto il messaggio alla cara amica? Ritorniamo, dai. Sì, no, perché abbiamo veramente... Allora, l'opera in questione è 29-21, pubblicata sul terzo volume bibliografia di Migneco, quindi che è costituito da quattro volumi, curato alla Galleria Bonaparte. Il più bel oso, il più bel 29-21, che è uno standard che lui utilizzava, che io abbia mai visto. Credo anche voi, ho questa strana sensazione, credo anche voi. Adesso stiamo presentando, se è in linea, per un'amica che ne ha fatto richiesta, l'opera va incorniciata, l'opera chiaramente va incorniciata, è un olio su carta riportata su tela, ma è un olio, quindi carta o tela poco cambia, ma il supporto quindi è tela, quindi carta riportata su tela, ma è un olio. È una natura morta, evidentemente nella piena, pienissima cifra stilistica di Terruso, che è in, se vogliamo, c'ha il legame anch'esso molto forte con la Sicilia. Subisce la lezione dei grandi quale Migneco, quale Giuseppe Migneco, Guttuso, e fa suo il tratto questa forte appartenenza alla sua terra. Il formato è 50x70. Formato è 50x70. Prego. No, io dicevo, avete contattato l'amica? Sì. Ok. Se sta seguendo. Allora, il formato è 50x70. E questo l'olio su tela, che l'olio su carta riportato su tela, che dovevamo presentare.
Nel caso la gentile amica che ne ha fatto richiesta ci può contattare, ci interroga, gli diciamo la cifra che è molto molto contenuta, poi è un'amica, insomma mi è stato detto che dobbiamo fare un'attenzione particolare, cosa che tendenzialmente cerchiamo di fare comunque a tutti. Bene, ci ritorniamo qualora ci fosse richiesta, magari sì, riposizioniamo, andiamo a ritroso cortesemente, Riccardo, facciamo una carrellata. Perché non ha... Ma più, c'è... Scatizzi. Giuseppe Cesetti, l'opera in asta donata al Club Lions per la beneficenza, quindi mi raccomando non vi rallentate, avete giusto, oddio, possono arrivare, arriveranno chiaramente offerte dopo la trasmissione, ma sono le 23:34 minuti, vorremmo che ci fosse un attimino di maggiore intervento sul discorso solidarietà. Siamo a 900 euro, quindi vi chiediamo caldamente la vostra partecipazione. Il ricavato andrà devoluto interamente in beneficenza, quindi pagherete al Club Lions, il quale con il ricavato farà operazioni nella totalità di beneficenza. Passiamo attraverso la parete, diamo un'immagine d'insieme. Ok, sì, le guardiamo da lontano e io parlo. Quindi al numero 9, l'incisione Acquaforte, prova d'artista di Henry Murra, ne esistono 5 esemplari in nero e grigio, la numero 9. Cifre, allora considerate che se qualcuno volesse acquistare tutta la parete farebbe un'eccellente operazione economica, una cifra estremamente contenuta, per posizionarsi anche in un mercato internazionale. Numero 8 Salvador Dalì, numero 7 Giorgio De Chirico, numero 6 la coppia di incisioni Acquaforte, Acquatinta e Carborundum di Robert Sebastian Matta. Sono opere tutte eseguite tra il 68, nella totalità questa parete, dal 68 al 71, quindi lavori che hanno 50 anni e passa, con uno stato conservativo eccellente, quindi per il collezionista della grafica, ma anche per il collezionista in generale. Io cerco di ragionare e di invitarvi a non ragionare parlando di collezionismo di grafica e collezionismo di pezzi unici. Il collezionista, a mio avviso, in maniera saggia dovrebbe collezionare sia pezzi unici che grafica, bilanciando e creando una collezione e un ambiente meraviglioso che comunica indistintamente da quelle che sono le tecniche, ma solo per la qualità e l'espressività. Cogliete l'occasione, la cifra è bassissima. La coppia di Vasarely, anche qui. Tra l'altro sia Vasarely che Costalonga comunque rappresentano lo stesso movimento artistico che è il cinetismo, quindi l'effetto ottico di conseguenza al gioco delle forme e dei colori. Lui è il padre indiscusso dell'optical art, quindi chiaramente il maggiore esponente dell'optical art. In Italia arte cinetica, però il padre di tutto il movimento è Victor Vasarely. Per poi passare
alla coppia di opere di Franco Costalonga, artista scomparso nel 2019, ancora tutto da scoprire economicamente parlando, quindi compratelo, ha una serie abbastanza identificabile, quindi abbiamo i fari, le luci, poi abbiamo i cilindretti, poi abbiamo le tele, quindi sono tre tipologie di lavori che praticamente caratterizzano la produzione, e poi in questo caso opere anche ricercate, singolari, particolari. Guardate questa coppia, qua abbiamo una teca di plexiglass con elementi in plastica applicati che creano questo gioco di ombre al numero 3. Poi magari Riccardo inquadra tutte e due. Abbiamo un'immagine delle due opere insieme. Poi i cilindretti d'argento che sono in legno, tagliati in maniera trasversale, diciamo con un taglio a 45 gradi, in diverse posizioni che creano comunque un gioco ottico anche in base all'illuminazione e alla luce che viene proiettata contro. Formato 23-23, 30-30, sono due veri e propri gioielli. Vi invito caldamente a chiamare e a visionarli dal vivo, vi daranno la giusta soddisfazione, meritano l'attenzione del collezionista, hanno un prezzo economicamente chiaramente contenuto, ma a mio avviso ne vale tanto la pena. Se indagate, guardate la storia, tra i grandi dell'arte cinetica, quindi Getulio Alviani, Alberto Biasi, Nanda Vigo, eccetera, Costalonga dei grandi è quello che costa ancora poco. Tra l'altro io cerco di proporvi gli artisti che non hanno già raggiunto le cifre alte, diversamente non avrebbe neanche senso la mia presenza. Qualcuno potrebbe dire: ma hai Morandi non ha raggiunto. E certo, ma l'opera di Morandi non ve la sto proponendo a 30.000. se ve la proponessi a 30.000, forse potreste dirmi: allora vai contro il tuo principio. Ve la sto proponendo una cifra nettamente più bassa, e quindi anche gli artisti straconsacrati possono essere proposti quando vengono proposti a cifre, offerti a cifre molto contenute. Ed è offerta una cifra contenuta, quindi ne vale la pena. Per arrivare al numero 2 e al numero 1, che sono... Buonasera. Che sono praticamente il Giorgio Celiberti e il Paladino. Ah, okay. L'offerta di 1000 euro per il Paladino. Ah, che bello, che bello, grazie mille. Benissimo. Vabbè, cominciamo a muoverci, diciamo, cerchiamo e auspichiamo che salga questo Paladino. Lo vogliamo far salire o no? Se no offro io 1500 e chiudiamo. No, ti prego, perché stavo dicendo non lo voglio fare, fermati, perché no, perché c'è poi una trasmissione che dopo ti dirò e poi Riccardo te la potrebbe dire, che insomma è una cosa simpatica. Due secondi qua, per cortesia. Siamo arrivati. Allora, no, io passerei. No. Posso? Passa un attimo. 1000 euro. Sì, no. Cioè, voglio dire a zero. Sì, vuoi che rimanga io smonte? La beneficenza. Dai, vai. Allora, mettimi un attimo. Facciamo una cosa. 5 minuti. Sì. Presidente. Cioè, no. Lei, dai. Presidente, per cortesia. Sì. Sono 10 minuti. Sono mezzanotte, dai, io dai. Non lo so, mezzanotte meno 20. No, poca roba, Luigi. Poca roba, mezzanotte meno 20. Dico, siamo dovuti arrivare a mezzanotte meno 20 per arrivare a toccare la barriera dei 1000 euro. Grazie sempre all'amico che ha offerto i 1000 euro per questa opera di Palladino. Però devo purtroppo constatare, verificare e toccare con mano che purtroppo non c'è più quella umanità che un tempo esisteva, perché voglio dire, abbiamo messo quest'opera
meravigliosa di Paladini, cioè non è che abbiamo preso un quadretto, abbiamo preso, vabbè qui qua sono troppo importante, non abbiamo preso un'opera, un quadretto semplice, abbiamo preso un'opera veramente bella, ma bella nel vero senso della parola, cioè non c'è bisogno nemmeno di una, di chissà che cultura artistica o non so, un collezionista particolare. Questa è un'opera che piace a chiunque, questa è un'opera che può andare in qualsiasi bella casa, moderna soprattutto, una casa di persone che abbiano uno spessore culturale, perché uno tiene una, qua ci sono case enormi, anche di 700-800 metri, pareti spoglie, bianche, ma abbiamo la possibilità di acquistare facendo del bene, oggi che è quasi Natale, diciamo siamo prossimi a Natale, qua stiamo cercando di posizionare un'opera per consentire ad alcune persone di poter fare una spesa, non stavo usando un termine, e di cosa stiamo parlando? Di una cifra irrisoria, 1.000 euro, fino a me siamo sempre grazie che sono sempre 1.000 euro, ma voglio dire, ma un po' di sforzo, un minimo sforzo si potrebbe fare per, cioè per, alla fine uno si porta pure una quadra che vale anche di più, molto di più, insomma voglio dire. Presidente, dici qualcosa anche tu per sollecitare, stimolare questi, se ci sono dei soci, Lions, ma di tutta Italia, non lo so, ma che è qua? C'è una moria, avrebbe detto Totò, la moria delle vacche. Qua c'è una moria delle vacche. Stanno dietro di te. Ecco, ecco, sono morte le vacche, eccole qua. Ci perdoni, cioè, senti, ma c'è una moria. Allora, voglio dire, diamo un po' di coraggio a noi e a tutti, diamo la possibilità di un sorriso. Presidente, dai un contributo anche tu. Pezzo che vale qua, provvedimenti. No, ma non serve il quadro, non serve, serve se uno ha il quadro, è un cadeau, è un pensiero meraviglioso, tutto quello che vuoi. Ma voglio dire, qua bisogna vedere pure se esiste ancora un'umanità, che mi pare che non ci sa più niente. No, vabbè, diciamo, è morto tutto. O stanno tutti dormendo, allora sveglia, su, sveglia. Allora, come lo stiamo a fare? Pigli un campanaccio, pigli qualcosa. Non ho mai visto il qui presente esimio avvocato. Ma io non posso stare... Essere così. Allora, se dobbiamo vendere un quadro, sì, non se ne importa. Ma non me ne importa, perché caso, questi quadri, se non si vede, io sono... Non dico più contento. A me sono tutti quadri che, quadri che stanno bene pure qua, non c'è problema. Bravissimo. Allora, voglio dire... ogni quadro di questi a noi piace tantissimo, quindi se vedi, un problema non c'è, qua è un altro problema, ma non posso stare zitto come quei monaci buddisti che stanno fermi sopra a quelle aste a 30 metri di altezza, sono capaci di stare per mesi in silenzio senza mangiare, senza bere, non siamo in grado, ma io è ovvio che mi devo per forza accalorare, perché se stiamo qua parlando di fare un'offerta. Ma a Natale, ma se fanno i regali? Io una volta, io a mia figlia i regali, ma più di regalare un'opera di queste che diventa, si rivaluta nel tempo, una cosa stupenda da mettere a parete, scusami, ma di che cosa dobbiamo parlare qui? Allora, tendenzialmente... allora ci arrendiamo. C'è un... No, io vai, mi rendo conto. Ecco, mi rendo conto. A Da Vinci lo so. Allora a Da Vinci. Ma fai che a Da Vinci lo dici. No, allora, probabile che poi comunque gli amici del club lo compreranno anche dopo, perché non ci accontentiamo dei 1.000 euro, quindi ci sarà sicuramente. Noi l'abbiamo donato, quindi si può dare anche dopo. No, noi non eccetera, però... No, anche dopo Luigi la cifra è troppo bassa, 1.000, ti dico la verità, non vale, non me la sento di. Cioè noi l'abbiamo donato. Noi l'abbiamo messa all'asta, secondo me stasera o lo aggiudichiamo, o se il club o qualcheduno ancora, però noi lo dobbiamo, credo, aggiudicare quello che sia. Chiedo scusa, l'offerta è 1.000, ma abbiamo chiamato la persona che l'ha fatto la prima offerta, magari la seconda? Non lo so se ci sta seguendo, questo non, magari li chiamiamo, non ho idea. Se si può...
se si può eventualmente ricontattare, perché è il caso, oggettivamente facciamo tanti regali, chi ha la possibilità di spendere due, ma se non si interviene in questa occasione, devo dire, no, anche perché abbiamo avuto, questo mi fa piacere, abbiamo avuto interventi su probabilmente due delle tre opere più importanti, quindi evidentemente un pubblico che ci segue c'è. Certo. Allora questa cosa, allora un minimo tendiamo ad accalorarci, effettivamente è un'opera puramente di bene, quindi detta in maniera molto semplice, e giustamente arrivare a 1.500-2.000 su un lavoro che tu stai comprando, tu considera che ti compri un quadro con la consapevolezza che i soldi vanno in beneficenza. Io ho veramente difficoltà a pensare di non trovare sensibilità, perché ce l'abbiamo. Doniamo 5 euro, 10 euro, qua è uno sforzo in più, ma uno sforzo relativo. Considera che stai comprando un'opera, che regala a un figlio, a un nipote, a un amico importante, a una persona cara. Fallo spendendo sti 1.200, 1.300, 1.500, ne vale la pena, perché non stai regalando il nulla. Stessi regalando il nulla è solo beneficenza. No, tu stai comprando. Scusate, ma io credo di parlare un italiano abbastanza semplice. Stai comprando e con il ricavato, il ricavato viene devoluto in beneficenza. Tu compri un'opera d'arte che vale 2.000 euro, magari a 1.500, magari a 1.300, con la consapevolezza che il ricavato va interamente devoluto in beneficenza. Quindi non c'è il momento migliore che il Natale. Diversamente, effettivamente si mette un po' in dubbio tanta roba. Tanta roba. Sì, e allora vedi che... Sì, lo so, vabbè, però non possiamo già... Stavo pure facendo morire le vacche, no, qui, che per fortuna. Un altro grande artista, poi voglio dire, si va anche in un ambito, siamo soliti noi essere anche un po' goliardici, perché, ripeto, ce lo siamo detti. Certo, prima, vabbè, dobbiamo... Bisogna anche essere un po' leggeri. Va presa con leggerezza, prenderci anche troppo seriamente, non credo che... anche se debbo necessariamente un attimino innervosirmi quando vedo che di fronte c'è un quadro di questa che già bellezza c'è, ecco, come hai detto tu, l'indifferenza, e non si comprende che è il momento di intervenire. Chi può intervenire? Certo, è chiaro, certo. Noi abbiamo fatto quello che potevamo fare, ma non è solo questo, noi qua facciamo questa. Mo ci vuole, siamo befane cose che là stiamo organizzando di tutto e di che qua stiamo a parlare, guarda, io come a mezzanotte per cattare dopo guarda, perché, basta, io chiudo, non posso parlare più. Se gli amici non sono in grado di comprendere il momento e la possibilità, questa è un'opportunità, non è manco fa che tu gli stia facendo, ci sentite gentilmente, fateci un'offerta, noi gli stiamo dando più di quello che ci state offrendo, ma dico, Benedetto, ci vogliamo muovere, ci vogliamo dare una mossa, che è necessario che si intervenga qua. L'avvocato mi parla adesso, adesso interrompo perché non ce la faccio più, perché di fronte a questa situazione resto proprio basito completamente, non ci sono più parole. Pensate che la verità, quando parla così, io lo conosco, è la verità. Quindi è una verità di cuore, di pancia, non è una... Di pancia, soprattutto hai mai detto la pancia. Io sto a coprire un attimo, hai detto la verità di pancia. Razionalizzata, cari la pancia amici, non la dovevi perdonate mai. Questo sketch da fiction, però è tutto vero, quindi lui lo dice un po' nel nostro dialetto, ma lo fa semplicemente di istinto, perché è una verità. Fa molta beneficenza, non voglio fare niente io, però qua la verità è la verità, poi lascia stare tutto, poi, il resto del palinsesto. Dopo mi dice Gennaro, era quasi inutile che lo facevamo sto gesto, no, avremmo fatto prima, ma perché adesso voglio dire, lo mettiamo continuamente, abbiamo fatto. Io mi aspettavo una risposta minima che in verità non vedo arrivare, è inutile che ti dico poi sarà dopo, basta, chiudiamo stasera, il quadro va all'amico che ha offerto i 1.000 euro, sta benissimo, lo ringrazieremo a vita, perché sembra una cosa perché fatta, quantomeno ha mostrato un minimo di umanità, però stiamo parlando di un fatto che alla fine abbiamo fatto una pagina un po' grigetta, un po' grigia, ma non per noi, perché noi brilliamo, grazie a Dio, continueremo a brillare e non ci cambia, anzi
un peccato, non faremo molto di più di quello che abbiamo fatto ancora di più. Posso però, dire che avrei fatto diverso. Però è andata la risposta è quella che è. Però ringraziamo. Grazie sempre comunque. Comunque grazie ringraziamo. Sempre. Lui grazie si accalora tanto. Invece ringraziamo, e lo dico perché volgo al termine, ringraziamo gli amici che ci hanno seguito. Assolutamente. Gli amici che hanno richiesto informazioni per le importanti opere di Armand, di Celiberti, di Emblema. Quindi ci sentiremo nei prossimi giorni e vedremo di ragionare sull'aspetto tecnico e economico. Chiuderemo la trasmissione sul Morandi passando attraverso l'opera di Migneco. Vi ringraziamo. Certo, un po' più di attenzione sulle iniziative perché. Speriamo per la prossima volta. Speriamo per la prossima. Noi comunque non ci fermiamo qui. Magari la faremo anche più divertente, una paretina dedicata a cose piccole. Forse proprio piccole e divertenti. Avevamo pensato di fare una cosa importante, di un ricordo, insomma, di lasciare un segno serio. Sì, proprio una cosa concreta. Ma una cosa concreta. Ed è questo che mi auguro. Presidente. Allora, diciamo che Luigi mi ha molto racconto perché è simpatico ed è tutto spontaneo, non siamo chissà quanto artefatti, forse troppo poco. Mi chiama, io ero forse stavo in una fase di riposo e quando mi dice questo, sai, voleva, lo dico perché è vero, quasi sai, dire lo vogliamo fare perché sei anche tu. Ho detto sì, punto, sì, veloce, senza perdere tempo, ma parliamo di 25 secondi. Abbiamo organizzato questa cosa. Devo dire, erano candidate due o tre opere di risonanza. Cioè, col senno del poi avremmo detto l'opera rimane in catalogo e facciamo una cosa diversa. E lo mettiamo solo là. Però diciamo il gesto da parte nostra è stato fatto. No, il presidente ha voluto collaborare. Mille euro sono buoni, è una bella collaborazione, Quindi ringraziamo la persona che ha offerto 1.000 euro e la assegniamo. Quindi è assegnata a 1.000 euro. È finita, sì, sta finendo. Pochi minuti. Terminiamo. Presentare il resto. Sì, per quanto riguarda il nostro. A posto così. Questa è cosa qua. E grazie. Vogliamo ringraziare allora la nostra presidente per la sua disponibilità, la partecipazione fino a quest'ora, benissimo. Spero che abbia fatto piacere. No, mi ha fatto molto piacere. L'incontro è stato piacere. E allora ti lasciamo, concludi tu. Grazie. Passerò davanti, scusami. A me quello che fa piacere è che comunque sia stata una serata piacevole. No, piacevolissima. Anche per lei. Grazie veramente. A voi mi devo scusare solo per qualche momento di accaloramento eccessivo. Ma va bene. Vuol dire fatto che aiuteremo 20 famiglie con spesa. Buoni spesa di 50 euro. Quindi 20 famiglie con buoni spese di 50 euro. Potevamo aiutarne qualcuno? 30. Non va bene. Va bene uguale. Grazie. Veramente a voi. Vediamo se c'è. Sì. Vediamo. Pronto, mi sente? Pronto? Sì. Passiamo. Grazie, presidente. Allora, mica cucina. No. Allora arriviamo sul passiamo per Migneco e chiudendo la rubrica ringraziando sì le persone che hanno partecipato, ripeto, le diverse telefonate di amici che hanno indagato, hanno chiesto informazioni sulle opere, ci risentiremo il giorno domani, dopodomani per entrare nello specifico dei piani tecnici, economici e chiaramente ma il credo che andiamo un attimo sopra, ce la dobbiamo sopra. Io qua devo fare proprio uno stillicidio generale, Riccardo, Luigi, tutti quanti, insomma. È qualcosa di incredibile, ragazzi. No, vabbè, è il bello della diretta, tanto so che dietro le quinte cose sconce non ne hanno dette. Bene così, terminiamo.
è una serata particolare, quindi, quindi diciamo la consideriamo di gradevolezza, immediatezza, estemporaneità, eccetera. Termino con la presentazione dell'opera di Giorgio Morandi. Termino la presentazione dell'opera di Giorgio Morandi. Dimmi Gennaro, se c'è qualche richiesta adesso, perché Allora, l'opera che era prima al presentatore, che era dietro al presentatore. L'opera che era dietro al presentatore, andiamola a vedere. Allora, guardiamo. È questa? Ma la presento io, Gennaro. È una cosa diversa questa. Allora, è un'opera che è stata donata dalla Boramart al Club Lions ed è una serigrafia su doppio foglio del 1992 che ha un mercato internazionale. La dimensione è 90-60 e il nostro prezzo è di 1.300 euro. Noi siamo coerenti e chiari con quelli che abbiamo detto. L'ultima offerta è 1.000 euro, accettiamo anche l'offerta da 1.100 euro, una cifra che noi non avremmo dato, che verrà bonificata al Club Lions. Quindi fa una cosa bella per lei, gentile amico, e un'opera di bene. Quindi vi esorto a confermarla. Vi daremo le coordinate del Lions, abbiamo il presidente della San Giuseppe Terre del Vesuvio, quindi la confermi. Gennaro, dammi l'ok. Sei ancora al telefono? E che cosa ti ha detto? Ho chiesto delle informazioni, voleva sapere che tecnica era. Non aveva capito che era un'asta. Ma l'hai spiegato? Hai detto, ok, perfetto. Allora dai, terminiamo sull'opera di Morandi. Vi saluto, rinnovo l'appuntamento a lunedì prossimo, sempre dalle ore 21 alle ore 24. Vi lascio con questa immagine importante, storica, rara, di un'incisione di enorme livello, se parliamo appunto di Giorgio Morandi, che ha un mercato mondiale. Vi auguro buonanotte, rinnovo l'appuntamento a lunedì prossimo. Ciao, buonanotte a tutti. Night to the